Hellos. Mi faccio anche così. Mi vedete? Mi sentite? Mi sentite? Mi vedete? Ciao Green. Non vi vedo perché ho un occhio tappato. Ciao. Grazie Simmons per i 66 mesi e Bafio per gli 11. Scusa, non vedo. Ecco qua. Non vedo. Ciao. Perdi profondità, ma no, divento completamente cieco. A parte il fatto che ho delle luci sparate in faccia che voi non avete idea. Giochi monocchio. Io sto già morendo. Fa un caldo micidiale e queste luci, come potete vedere, sono fortissime. Sono fortissime. Cioè, e cambiano poi. Sei su un palco? No. No. Allora, io purtroppo non mi sento. In realtà, se i miei compagni di squadra parlano, si sentono. Prova. Provo. Mi sentite, amici? Non è vostro amico, è Marco. Vabbè, sono mi si sente bene, ok, perché io ho messo anche un po' di eliminazione del rumore. Si sente tutto bene, perfetto. Grazie Ardas per il raid. Bella figa quella lì. Vabbè. Grazie a Crazy Shen per i 10 mesi. Ciao bel pico, mamma mia. Quanto ho fatto di pre-live? 31 minuti, dai, vabbè. Pensavo peggio. Non volevo, scusatemi ragazzi, abbiamo avuto un bel po' di problemi tecnici e adesso sto aspettando che i miei due compagnucci di squadra ottengano le loro navi, che così possiamo giocare assieme. Intanto sono qua io con voi, blu. Fortissimo gatto, comunque ragazzi. Sono fortissimo. Perché ho i muscoli? Lei è bellissima quella... Ma eravate un botto, tra l'altro. Chi sono i compagni? Volete presentarvi? Aspetta, mi sa che ti sei sentito. Prova a metterti un po' il microfono meglio davanti alla bocca. Ok. Scusate. Ciao a tutti, i fedeli Italia, tre peduzzi. Perfetto. Io sono Mark, dei Termosifoni. Mettiti il microfono davanti, deficiente. Sono fortissimo, che c'è? Eccomi. Ma mi conoscono, sono loro amico. Eccoci, ecco. Cioè, che temperatura c'è? Io mi vorrei spogliare. Io non lo sto facendo. Ma i maglioni perché è un deficiente. Adesso mi spoglio. Non c'è una motivazione valida. Se sono deficiente è una motivazione quella lì. Ah sì, no, è per dire. Ah, per dire. Virgola. Fa caldissimo qui. Ho mangiato 6 tramezzini e... 6? Sì. Ecco perché è caldo, stai... è andato il corpo ormai. 6 tramezzini e un maritozzo. Non mi hai visto la foto col maritozzo? No, non ho visto la foto col maritozzo. Ma allora è per questo che stai sudando come un caprone, scusa. Me l'ha fatta Karim. Ma tutto sbaffato. Non so se do i cazzotti, scusate ragazzi, non mi rendo conto. Un'alta percentuale di tramezzini nel sangue. Sì, perché dovete sapere che esiste un'azienda che si chiama Tramè, che sta cercando di portare i tramezzini veneziani nel mondo. Solo che non sono proprio veneziani, sono un po' dei poser perché sono più piccoli. Invece quelli veneziani, sono belli, grossi, belli, pieni. Infatti io sono un amante di giochi di pirati e gioco a Skull and Bones perché sono di Venezia, più o meno. Però... Non lo so, gatto. Un giro un po' strano, però. Vabbè. Ma aspetta, a me li vedono. Ciao amici, sono piccolo, ma ci sono. Il gatto è più bello di me con la bandana. Non ti si è sentito, mi dicono. Non ti si è sentito, vediamo un attimino. Ovviamente io non l'ho sentito su Discord. Vediamo se riesco. Vediamo. Dateci un secondo. Sì, scusate, ma. Premi Windows. Che fai prima? Vai. Allora. Ah, perché sei ancora. Sei chiamata a parla?
Parlo, mi sentite? Lo senti? Mi sentite? No, forse lo devo alzare, però aspetta. Prova. No, io non lo sento. Aspetta che provo ad ascoltarti. Parla. E là, mi sentite? Sì, sei solo molto basso. Allora aumenta. Strano. Però uscita. Sì, aumenta pure, vai. Parla. Parlo, come andiamo? Meglio. Ok, vediamo. Va. No, devi interrompere perché sennò ok, perfetto. Vai, parla meglio. Meglio? Sì. Se è molto basso, ma adesso vedo di regolarti. Volume di uscita. Io non lo sento, infatti. È molto forte. Ho capito. Lui è quello, è molto basso, Marco, lo devi alzare. Anche se io l'ho messo io sono al massimo. Però sono a 200. Tenete il microfono molto vicino alla bocca, allora, cioè non il mio. Io sono altissimo, dico. Marco, sei alto, sì, ti abbasso, infatti. Nonostante non sia vera questa cosa nella vita vera, però. Mi si sente bene? Beh, grazie al K. Ma si sente bene, sì. No, non entra dal mio mic la sua voce. C'è stato un urlo di un caporale, non so. Ok, vai avanti col tutorial tu. Sta andando sotto, ecco. È la cazzi, non posso fare niente. Posso attaccare questo coso? La luce verde è stata forte. Ragazzi, non sono moro, io non so come dirvi. Ti piacerebbe essere moro, eh? Un po' più alto mi farebbe piacere essere, sì. Per il resto no. Che è successo? C'è della guerra. Grazie mille a Franci per i 5 mesi. Io ogni tanto sto facendo anche qualche clip con la Instatress Santa. La Trance Santista. La Rissa Stein Statant. Non quanto... sono il capo, ragazzi. No, ma Marco è una persona un po' particolare. Comunque abbasso magari un pochino il gioco, che magari sentite un po' meglio tutto il resto. Aspetta un secondo, è che non so come si attiva il mixer da qua. Apri mixer volume, tutto al 100, vedi, tutto al 100. Abbasso scale and bonus. Ok, dovreste sentire un po' meglio anche gli altri. Grazie Andrea per i 27 mesi. Un grande Andrea, eh. Fatti i cazzi tuoi. Ti do Manfort. Ma non c'è il punto qui, dove devo andare? Ah, non è che non funziona, non mi funziona la cosa. Non mi si connette la 360. Vedi. Fai il tutorial. Cosa sto facendo secondo te? Ah, aspetta, ti posso invitare, Marco? Ok, perfetto. Okay. Detto invitato. Ok. Vediamo cosa dicono i balordi in chat. Mi serve anche il tuo nick, così ti aggiungo. Ho letto adesso l'Ale che mi diceva con quanta cattiveria. In realtà lo faccio sempre così. Mark, fai il tutorial. Sono a posto, ragazzi, sono a posto, vi ringrazio. Questa è casa mia. Come state in chat? Tutto bene? Vedo anche gente della mia chat, purtroppo. Purtroppo. Sono venuti a contaminare anche la tua chat. Potete tranquillamente permabannarmi, lo dico ai moderatori, non c'è problema. Ecco qua. Avete già scritto K14. Va bene così. Social. Sempre bene. Okay, perfetto. No, nessun pugno duro, ragazzi. Andate tranquilli, sono tranquillo, rilassato. Sono vestito come un pirla.
Cioè, in realtà non si vede tanto, quindi va bene. Una sola. Non ti trovo. Mi sentite urlare, ragazzi? Sì, sì, sì. Io ho fatto il tutorial, ragazzi. Ok, perfetto, ti ho trovato. Grazie. Ti ho inviato una richiesta. Grazie Gabe per la sub. Grazie dei 47 mesi, Gabe, un grande. Gatto sicuramente fiero di te. Guarda, io sono quanto ripeto quello che capitale, sono Mac user e gioco solo su console. No, beh, va benissimo, non ti preoccupare. Deprecabile, mi rendo conto. Grazie Cimmi per esserti abbonato. Posso andare avanti o sto gestendo? Per carità, per carità. Marco, sono Marco. Anzi, mi offendo se non lo fai. Cosa? Mi offendo se non... Certo. Grazie Manu. Questa me l'ha bruciata lui, eh. Volevo ringraziare io. Non c'è per niente casino se ti togli le cuffie, eh. Però c'è da dire, le cuffie fanno un lavoro ottimo. Un emote a tema pirata, è ora di farla, eh. Cosa è successo? E sono un attimino... avvicinerei un po' questo qua. Ma vieni tu? Ah no, perché sennò non ti sente bene. Sono grande. No, non vedo neanche il coso, volevo... Ok. In realtà vorrei anche... che ho fatto tutto, ho impostato tutto a tutti, e però non mi sono ancora messo comodo. È un po' piccola questa sedia per me, vedi? Hai fatto i bracaloni qui? Ma come dondola! Ah, io ho avuto paura quando ho fatto quel movimento indietro così. Mi fa senso questa cosa. Effettivamente è un po' molle. Ho perso la felpa. È un giorno in Marco, praticamente. Sì, è un po' di tempo che non ce n'è uno, però sì. Dirigi bene il microfono verso il tuo buco, altrimenti sentiamo Marco due volte. Si può fare poco, mi sa, in tal senso. Perché mi si sente anche da lì? A quanto pare, sì. E sì, che ho messo anche l'eliminazione del rumore, Parlo un po' più bassino. Il fatto che io ti sento poco, Gatto. Mi senti poco perché parlo poco. Prova. Ma non mi pare si senta doppio. Dice le cazzate, diciamo. Dice le cazzate. Ma dov'è il coso per alzare? Parlami, Gatto. Ti parlo d'amore. È stato qua mezz'ora. Anche qui, guarda, non sento più niente. Io divento una bestia, io divento una bestia. C'era la rotella zero. C'è la rotella per l'audio. Da quasi adesso lì. Sento un macello. E il suo è per terra, però non ce la fa. Va meglio? Tanto ha bisogno di te. Sì, adesso me lo... Eccomi qua. Non ti sento più. Bassissimissimi. No, ragazzi, effettivamente ho alzato un po' la voce poco fa, eh. Se parlo normale non dovreste sentirlo. Prova. Tuca. È quello che arriva a me. Sì. Se lo metto troppo alto poi mi arriva. No, ma io ti sento da qua, però è basso. Prova a chiedere. Scusa, il suo microfono è bassissimo. Chiedi a lui, non lo so. Eccomi qua. Siamo qui per te. E agli amici che fan per te. Ha scioccato il gattino di Dust. Dovete chiederlo all'Ale, perché in realtà anche ieri non è che fosse proprio pronto. Grazie a Peppino per i 50 mesi. Non ti sento più. Ti sei mutato. Dicevo, mi hanno portato del cibo. Non ti sento. Sento proprio. Ma grazie mille. Hai visto, Gatto? Ma possiamo mangiare. Ma è incredibile. Io ho mangiato tutta oggi e mangio ancora. Guarda, questa cosa è fatta da uno chef. Ah, un grande. Ma posso portarmi a casa il bentino? Ma è bellissimo. Un attimo. E dove lo metto, però? C'è questo piccolo problema di spazio. Non lo so. Io ce l'avevo lo spazio, tu non ce l'hai, giustamente. Ma che un mandarino ho mandato? Hai visto? Ma che cos'è? C'è scritto che cos'è? Ma il dolce voglio sapere io. Cos'è il dolce? C'è un dolce?
Scusami, questa roba non è un dolce? Sembra pane con della salsa. Io non sento più niente da te adesso. Ok, l'acqua non è pizzichina. Bene. Millennium Water. È vecchissima quest'acqua. Scorso millennio. Non ti sento proprio. Zero. Grazie proprio. Kazu, grazie mille Kazu. No, no, io l'ho messo al massimo su. Ah no, è mut... guarda, è al... finché fai il test non ti posso sentire io. Parla. Ehi là? Perfetto, essere... perfetto. No, eccoci, eccoci. Ottimo. Grazie a tutti, scusate. Eccoci, eccoci. Mi ha portato un sacco di cosine da mangiare, che bello. Cioè, tutto, belle grazie. Cosine. Belle in cosine. Questo caso, è il caso di dirlo. E la forchettina anche. Ah, ecco. Perché i pirati avevano la gotta, a noi non ci viene così. Oppure ce la vogliono far venire. Ah, può darsi. No, con la, allora, con la ha mandato un mandarino. Mandarino. Cos'è questo qua? Intingo. Brigata cucina itinerante. Ah, questo secondo me è un biscotto. Ma va mangiato ora? Me l'han portato. Effettivamente, gatto, senti. Allora, questo qui è dolce. Questo è dolce. Ok. Ma cosa c'è nel coso qui? Adesso scopriamolo. Questo? Ma c'è una zucchina, mi sembra. Questa mi sembra una frittata con una salsina che... Allora... Ne ho assaggiata troppo poca, non lo so. Può darsi ci sia cipolla qui, te lo dico. Ciao amore, dimmi, sta a posto? Guarda che certo. faccio un video. Sì, sì, certo. Ci mancherebbe. Ci hanno portato la merenda. Skull and Bones. Che carino questo. Ma che sì. Bello, me lo voglio portare questo. A casa. Dov'è il mio? L'ho perso, eccolo qua. Ma questo si può portare a casa. Sì, ci sputo dentro, è mio. Eh beh, certo. Non credo lo rivogliano dopo. Ok. Quindi non si gioca, si mangia, confermato. Oh, me mi ha portato la merenda, io la mangio, Poi dopo, anche perché se no giocare mi viene un po' di... Ma io non ho spazio qui. Spia Karim, vedi se mangia lui, mangiamo anche lui. Vedo che ha la bocca in movimento, io vado. Allora, vabbè, ma quello perché dice cagate, gatto. Allora, io non riesco a capire che cos'è perché vedo verde. No, c'è, credo ci sia una zucchina dentro, Zucchina e... pane è buonissimo. La focaccia. Una focaccia, sì. Voglio assaggiare anch'io quello. Ma se io lo prendo... Ok, perfetto, sei arrivato, ti invito. Ah, veramente? Yes. Confermo, è zucchina. DDDC, enter. Spazio. È zucchina, ragazzi, Ok, adesso facciamo merenda e poi partiamo. Ok, guarda, grazie mille. Buongiorno. Stiamo mangiando perché non si inizia mai a navigare a stomaco vuoto. Mai, mai. È sbagliato. Esatto. Grazie, grazie, ben gentile. Boh. E almeno siamo tutti nello stesso gruppo. Merendiamo e partiamo. Se riesco a tirar fuori. Come ti sei approcciato? Hai rotto tutto tu? Ho rotto tutto, esattamente. Mi si è scomposto tutto. Però posso dire che è molto buono questo scomposto. Vieni. È una lice questa? Allora, purtroppo sì, perché sento... A me non piace, quindi me ne sono accorto subito. Però la zucchina e il resto è bello morbidino. Ma anche la lice è veramente buona. Dopo sei tramezzini e il maritozzo. No, io no, non ho mangiato questo lavoro qua, io. Non mi dà da mangiare, mangio, non ho capito. Magari mi hanno detto che si è mangiato il tavolo, anche noi, scusa, non è che solo lui. Anche Karim ha mangiato i tramezzini.
Eccolo. Emanuele, hai detto anche il mandarino. Io dico la verità, ho spiato Curolili e non mi pare stia mangiando, però facciamo finta. Non ho gli occhiali. Facciamo finta che comunque si faceva e va bene così. Vabbè, ha fatto i suoi, scusami. No, no, ma per carità. Perché ci dobbiamo basare su quello che fa Sara. Ma ci mancherebbe altro. Neanche Lino, vabbè, ma Lino, ragazzi. Io non l'ho ancora salutato, Lino. Non siamo stati ancora a contatto, è incredibile questa cosa. Io assaggio anche il tortino del... Tutto, tutto. Va intingolato il tortino. Non l'hai intingolato? Sì. A me non sembra, cioè, sembra una frittatina. Non so dirti cos'è. Non è senape. Quel lavoro lì non è. Non so dirti cos'è. C'è della cipolla? Non so dirti altro. Allora, questa è una frittatina. Questa è una frittata con patate. In questa salsa c'è sicuramente della maionese e della cipolla. Buona da morire, tra l'altro. Sì. Buona e buona. Ma la salsa ne mangerei a chili. È dolce anche. Con le dita. Non c'è la webcam. Dici cagate. Tanto c'è il fazzolettino, si pulisce, dai. Allora, Questo cos'è, un biscotto? Sì, con le mandorle. Lo pucciamo nella salsina. Piuttosto che sprecarla, guarda. Buono. Assaggio. Se lo appoggio sopra il PC faccio danni? Non credo. Sì, è un dolcetto a pasta di mandorle con le mandorle sopra. Mi piace che questa stia diventando una recensione culinaria. Mi ricordo quando guardavamo Masterchef assieme, ti ricordi che commentavamo tutte le cosine anni e anni fa? In che senso, Gabriele? Non t'ho letto proprio. Effettivamente vai ripresentato, perché non ti ha sentito nessuno. Sì, scusatemi, è che avevo un sacco di problemi audio. Io sono Andrea Peduzzi di Gen Italia. Ciao a tutti, grazie. E che... non sto mangiando, tra l'altro, perché sono satollo dal pranzo. Anche lui mi ha mangiato lo stesso, ma non importa. Lui è un animale, si sa. Mi trattengo dal chiedergli la sua parte, allora. No, guarda, se vuoi. No, dopo magari. No, grazie. Non è possibile. Stai zitto. Stai zitto, sono a dieta. Appunto. Eri. Allora, stai zitto. Allora. Allora, eccoci qua. Adesso giochiamo, siete contenti? Finalmente. Ragazzi, non vedevo l'ora. Ma sì, tanto. Ma scusa, ma perché devi essere maleducato? Io... Ragazzi, non sono il capo. Ok. Ho fatto delle foto perché effettivamente è un bel ragazzo, gatto. Per quello, non perché siamo a un evento. No, ci mancherebbe. Aspetta che sto rovesciando già tutto qua. Ho già fatto tutti i danni. Il gatto ha due bottiglie già sul tavolo. Ha tre. Io non capisco questa cosa. Però mi dispiace che la salsina è rimasta, Devo pucciarci il pad dentro. Il pad, ho detto. Come quanto te ne è rimasta? Gatto, non... Le vuoi? Vuoi ciucciare? Ma dai, ma non sei neanche capace di scappettare. Allora, faccio continua e giochi. Adesso vi tira dentro anche a voi. Ma voi giocate col pad? Certo. Io non ho il pad, quindi voi gioco... Sapete qual è il segreto? Avere il pad. Gli unici due pad su 9 giocatori sono i nostri. Ma siete troppo forti, ragazzi, Se avete una marcia in più... Abbiamo corrotto e oliato. Non ditelo oliato. In giro, Oliato. Grazie, sarà una esclamazione veneta, credo.
oliato? Oliato in termini per sonnifere, se non per ungerle, cosa vuol dire? Oliato gli ingranaggi, si dice oliare gli ingranaggi, detto, no? Non hai detto ingranaggi. Si dice. Non hai detto ingranaggi, hai detto oliato. Io ho detto cosa vuol dire oliato. Ho fatto un gesto. Questo gesto era... era sottointeso, adesso devo... Chi è questa qua? Eccoci qui. Perché c'era Ferry? Ma gatto ha il cappello. Certo, mi hanno anche fatto un male cane. Vedi la schiena tutta disfatta, ciò. È vero? Sì. Io non posso cambiare. Io sono Dennis Rodman, invece. Non puoi cambiare? Non posso cambiare look, non posso fare nulla. Sì, adesso man mano che vai avanti puoi cambiare tutto. Il microfono proprio vicino alla bocca, mi raccomando. Sì. Ok. Dov'era un secondo fa? Sì. Quello più su. Cioè, ragazzi, dovresti tenerlo così. E la facciamo? Così? Perfetto. Perché ho il microfono delle cuffie. Il microfono delle cuffie, purtroppo, sì. A me è andato l'acqua frizzante, mi viene da fare i ruttini. Vabbè. Vuoi della naturale, tieni. No, gatto, la sostanza c'è il frigo lì. No, guarda, è naturale quella in lattina, eh. Ah, a posto, allora dopo magari... Aspetta, gatto, volevo fare questo. Aspetta, vediamo se riesco. No, non si può fare, a quanto pare. Scherzavo. Io faccio questo, guarda. E io senza pad devo unire due mani. Tanto mi si sono anche rotte le scarpe, sapevi? C'hai i sandali, vedo. No, nella vita vera intendevo. Non so se hai visto, ma mi sono avvicinato allo schermo cercando di vederti i piedi. Vabbè, io non ce li ho comunque le scarpe in gioco, però. Vabbè, oh, ragazzi, sentite. Perché praticamente mi si è scollata la sottoscarpa. Vabbè, oh. Va bene, allora, come facciamo Roma? Di bello? Vediamo un po', cosa abbiamo da fare? Fai visita all'atelier per acquistare e equipaggiare oggetti ornamentali. E andiamo all'atelier, ce l'avete anche voi la quest? Ok. Io ho consegna la lettera in forma John Scurlock. Ah no, ok, tu hai un'altra quest, allora mi sa. Come scelgo la tua? Mi sa che prima devi finire quelle tue. Ma chi è John Scurlock? È là dentro, mi sa, ecco. Oh, eccoci all'atelier. Buonasera, signora. Have we met? Forgive me. Ma io l'ho già fatto, però. Scusami, che devo fare? Vediamo, Però a me non piacciono gli ornamenti. A me piace stare così, tutto spaccato. Tutto nudo? Hai visto che si possono equipaggiare le parrucche dei cristiani alla cinta? Non è un po' schifoso? Solo se non le lavate. Tipo dei pirati, non è che mi aspetto questa igiene così. No, non la suola, come si dice quello dove si poggia il piede? La suoletta. Bello questo, ma io non voglio spendere soldi per queste cose qua. Vediamo. C'è anche tutti gli occhi pesti. Metto una tenda. Ma Aladino. Però la quest è questa, quindi la faccio. Dai, prendo questo. Qual è? Dai, questo qua. Questo mi fa sa proprio di straccione. Si chiamano braghe da banditi, allora sono mie. Io rimango sporco. Come nella vita. No, non sono così sporco. Ma è bellissima questa danza. Allora, fammi uscire di qua. Ragazzi, qualcuno ha visto John Scurlock? Perché io non... Ma perché dico la verità? Queste cose? Non so dov'è, signor Scurlock. Eccolo, signor Scurlock, l'ho trovato, gatto. Tutto a posto. Ok. Torna dal fabbro indossando un vestiario piratesco degno della tua statura. Ma che vuol dire? Ah, quindi in base a come mi vesto mi tratta bene o meglio il... Attualmente non sei vestito, quindi direi che non... Capito, Mark, ma ti puoi fare anche un po' di cazzi tuoi, no? Sono qua, sono stato chiamato apposta per giudicarti. Da Ubisoft Italia, tra l'altro, in persona.
La soletta interna. Sì, sì, la parte interna. Si è scollata, le scarpe sono nuove. Ma allora, c'hai i piedi grossi come l'abito fa il capitano, ecco qua. Ah, vedi, posso... adesso la seguo anche io, quindi. L'hai seguita? No, il leader ha completato. Ah no, mi dice che l'hai completata. L'ha completata, sì, sì. Io devo ancora completare un nuovo inizio. Sì, sì, vabbè, beh, andate tranquilli. Ma io mi sa che ora che arrivo alla tua, gatto, ce ne passa, eh. Oh, ma adesso infatti faremo una roba. Mi ha dato il cutter intanto, così posso tagliare la carta. Troppo forte, gatto, ragazzi. Quanto è avanti? Almeno una settimana. Sì, effettivamente sì. C'è un multiplayer che sta organizzando, credo un... Non ho gli occhiali, non li vedo. Li senti, gatto? Neanche, neanche. Non ho gli occhiali, senti? Per le orecchie. Io li sento, sì, sì. Io ti giuro, io non sento niente. Queste cuffie sono incredibili. Ma abbiamo le stesse cuffie? Credo. Vai, no, no, sono due marche diverse. Ah, ecco. Ascolta, provale un attimo. No, non ci arrivo. Prova tu. A me elimina tutto, io non sento niente. Cioè, li sento ma non sento cosa dicono. No, ecco, se non urlano, no, quello neanche io. Ma cos'è sta roba? Cos'è successo al mio... Ecco, per esempio... Ma cosa ha detto? Se mi concentro lo sento. Credo abbia bestemmiato. Allora, andiamo avanti. Gli attrezzi... Non credo. Ma... Ho sentito anche Pota, se non sbaglio, eh? Però magari mi confondo. È Pienesani che urla, ragazzi, Pienesani. Aspettate, guarda, glielo vado a dire io, eh. Glielo vado a dire di abbassare. Vado sul canale multiplayer, scusatemi, eh. No, fa come il vecchio che va a avvisare i ragazzini. Vi intrattengo io, ragazzi. Sta andando a sgridare come un vecchio quale gatto i ragazzi di multiplayer che stanno urlando. Cioè, si può lavorare così? Con... Guardalo, guarda, io vedo tutto da dietro. Non si può regolare il volume di... No, quello non si può regolare, ragazzi. Non c'è la rotella per... Devo creare una sega io intanto, ragazzi, faccio subito, scusate. Che missione stai facendo? Io? A me sta facendo creare utensili. Ah, anche a me l'ha fatto fare, okay. Prima, però poi non so che farmene. Ok, per ora seguo quello che mi sono sgridati, mi hanno chiesto scusa. È la missione di attrezzi del mestiere. Esattamente, era quello. Dunque, lì. Io adesso devo acquisire a caccia. A caccia, sì. Allora, per la caccia dovete salire in barca. Ah, vi accompagno, vi accompagno. Ah, ok, perfetto. Perché ti sei tolto le cuffie? Ah, ti tolto le cuffie, tu accompagna fuori qua a Milano. Vabbè. A prendere la caccia. Detto, vabbè. Io mi fido di gatto, anche se non vi vedo l'icona adesso, quindi non so. Non ce l'hai attiva? Non è perenne. Non è perenne. Io sono salpato. Nello schermo. Aspettaci che arriviamo, eh. Sì, 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 no, non mi muovo, non mi muovo dal porto, tranquilli. Ah, il porto era in zona, mi pare, eh? Beh, è un gioco di pirati, Marco, non so se è importante il porto. Allora, aspetta che io mi posso mettere la scimmietta. Come faccio a trovare il porto? Cioè, ne ho trovato uno, non so se... Vai verso l'acqua, Marco, dai, per cortesia. Che figure ci stai facendo fare? Ma con chi? Sei appena andato a sgridare altra gente di altre... Cosa, che figure. E Ubisoft ci sgrida poi a noi. Belle le lance incazzate qua. Ha mandato uno scrigno stamattina a Ubisoft, figurati. Dove? A casa. Ma sul serio? Non sto scherzando. Ah sì? La felpa e il gioco e tutto. E io? Gatto, ma Davide, se ti dico che sono io il figo di Marco... Yeah. Davide, dov'è il mio? Davide, non chiamare gente, cioè, ma è andato a me. A me l'ha andato. Oh, ma che cosa vuol dire? Pensa, io sono ospite, non sono nemmeno un creator ufficiale. Vabbè, ragazzi, è andata così...
Allora, siete ragazzi, voi dove siete? Non vi vedo. Arrivo, io sto pimpando la nave. Non parlare in maniera scurrile, Eccomi qua. Salpa. E io? Ti stiamo aspettando, salpa, scemo. Eccomi qua, mi vedi? Eccoti qua, sì, ti vedo. Ma che barchina piccola che hai. Sono all'inizio io. La devi anche riparare, mi sa. Addirittura? Sì, o è la barra del... No, secondo me è la barra della morte quella. Ripararti però non hai cose per riparare. Vabbè, andiamo. Chi spara, andiamo, qua? Dai. Oh, scusi. Che ho schiantato. Vabbè, andiamo. Allora, dobbiamo andare alla caccia. Certo. Per prendere la caccia ce n'è qua, guardate. Ma anche lui ha una barra. Purtroppo non vedo il tuo dito. Anch'io non ho la barra piena, sì. Non avete vita, oh. Vabbè. Seguitemi. Arca miseria, ho sbattuto. Ecco, non ti seguirò in questa cosa, magari. A chi arriva prima vince. Non è valida questa roba qui, Ok. Sembra la parte casa di qualcuno. Come? È molto più veloce di me. Ma perché in tutti i giochi faccio cagare io? Non è possibile. Non vedo, non ho gli occhiali. Basta questa cosa, sono qua a 2 centimetri. Non vedo però, non ho gli occhiali. Ma scusa, allora, Pedus, il nostro amico Pedus. Ah, la barca... È arrivato lo scrigno e mi ha mandato la foto. Io non ho ricevuto nessuna foto, non prende niente. Come? Anche io lo scrigno. Grazie Davide. Sento meno figo adesso. Alessandra, potevi non dirlo però. È perché non va un ciuffolo. Ma sei pazzo? Che c'è? Ah no, gatto è davanti, gatto è davanti. Chi è il balzo del gigante? Chi è questo qui? Allora, io ti seguo e tu sei in zona caccia? Sì, davanti a me c'è la caccia. È estremamente più veloce caccia... di noi. Certo, infatti vi sto aspettando. Allora, voi dovete andare qua, dove c'è l'alberello di acacia, e poi premere il tasto per raccogliere la caccia. Una volta salvati, immagino. No, aspetta, non volevo raccogliere... Ok, posto. Ah, ma l'energia è rossa, però. Allora, quando hai la barca nella vela verde, nella zona verde di velocità, consumi stamina. Ho capito. Quindi mi devo mantenere su quella bianca per rimanere... Niente, non mi va più la telecamera da lì. Niente, è finita per sempre questa cosa. Molti play stanno ballando, ragazzi. Io non so cosa sta succedendo. Ma basta che non urlano. No, stanno facendo entrambi. Benissimo così. Allora. Oh, Acacia. Eccoci qui. Ah, c'è il minigioco. L'hai presa? Devi premere a tempo? Sì, no. Dovrei averla già presa, no? Non lo so. Ne hai una di 8, però. Ah, ok. Accacciate. Guarda che vicino a me ce n'è un po' da depredare. Aspetta. Se prendo il cocco, E devi premere quando arriva il verde, che ne prendi di più. Sì, quello l'ho intuito. Guardate, qui vicino a me c'è della caccia a terra, cioè in acqua. Arrivo, ragazzi, un attimo che faccio la curva, che... Ma è pieno di acqua per terra, guarda lì. Acacia, me ne manca una a me. Lì dietro di te, Marco, ce n'è una di acacia in acqua. Ah, eccolo lì. Ma c'è una barchetta che sicuramente mi ciulla tutto. Allora, me ne mancano 5, giusto? Te ne mancano 5, sì. C'è una barchetta che ti rompe le scatole, l'ammazzo, Che figura, ragazzi. Il gatto ci ha inimicato il server. Dai, ci penso io. Le pistole laser costeranno. Ho preso tutta la... Ah, devo consegnare la caccia, giustamente, a te. E io ammazzo quello che ti ha dato fastidio, Marco. Gli tiro un arpione. Guarda che lavoro. Io l'ho colpito, l'ho ucciso. Non vedo più a caccia. Ho ucciso un signore. Aspettare che respawni. Forse è quella là in fondo. Vediamo. Che violenza, gatto. Ma io perché non ho i cannoni, stavo pensando? È perché non li hai ancora costruiti. Ah, ma questo discorso è particolare, allora, Gatto, puoi non investirmi. sto ammazzando quelli che ti hanno dato fastidio.
cioè, no, nel ma sono arrivati dei malvagi. Nel frattempo, dicevo io, no? Nel senso, aspetta, Gatto, gli tiro l'arpione, ti aiuto io. Arpionalo, arpionalo, Marco. Eccoci qui. L'ho colpito, 92, sei fiero di me? No, però mi fa piacere. 118, esattamente quello che dovremmo chiamare. Sa che sto per morire, sai, Gatto. Ma vai a consegnare la caccia, scimunito. Ma non c'ho il punto dove devo andare. Come no? Non me lo dà, guarda. Non c'è. Allora, questi li ho sfondati. De Preda. Oh, guarda, mi sono fatto un po' di so... No, sono diventato una canaglia. Ho fatto... No, Pelus, io invece no, sono fatto... No, è finita. Non lo so. Che... Sono... Ti hanno accacciato. Così. Mi spiace. Ma d'altro non ho più... Non ho raccolto sufficiente a casa. Credo di essere esploso, ragazzi. Fine del viaggio. Che tragedia. Abordaggio, tiè. Non l'ho abordati, niente, ho sbagliato. Rientra in mare. Io nel frattempo sto massacrando tutti, guarda. Buongiorno. Come? No, devo riacquistare la caccia adesso. No, 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 è due lui. Io sono... Sono un semplice... Un semplice... Io sono un semplice grossolano, un mozzo. Allora, io sono andato diventato un malvagio, non l'ho fatto apposta però. È così, sono proprio un parvenu, guarda. Grazie Lollo per i 45 mesi, non ti avevo mica sentito. Vado a recuperare la roba che prima ho perduto. Mi sa che questa non era a caccia, ragazzi. Ma allora, mi sono morti tutti con commilitoni e adesso si sono arrabbiati. No, no, sono stati bombardati per della caccia, sì, sì. Sì, sì, proprio... È una cosa strana che è successa. Di nuovo. Lasciamo stare, grazie. Non io sto raggiungendo. Sì, sì, torna a prendere la caccia. Io non ho capito perché adesso siamo diventati cattivi qua. Non l'ho fatto apposta. Cioè, io stavo difendendo Marco. Ma lo sai che io giro con brutte compagnie. Non devi fare queste cose. E sono io la compagnia, però, in questo caso. Vabbè, infatti sei cattivo, ti ha detto il gioco. Sembra che tutto torni. Allora, io ho perso la caccia comunque, appunto. Rifallo. Che c'è? Non ho gli occhiali, non ti sento. Non c'entra niente questa risposta, Gatto, non c'entra nulla. Ragazzi, io ho la caccia, adesso sì. Vado a consegnarla. Vai. Ma tra l'altro credo di aver preso la caccia, a caccia non mia. Ma non importa, è importante avere la caccia nella vita. Sì, beh, perché viene. Gatto, ti stanno bombardando dall'isola. Ragazzi, ho qui il piacere di presentarti il gruppo, il clan, la squadra di pirati capitanata da Gatto. Così ho letto il canale. Pure è vero? Sì. Confermo. Sì, ovviamente sì. Più, ragazzi, tutti più, io chiamo così. Va bene. Allora, Gattone, come stai? Non ho gli occhiali, non ti sento. Sta dicendo. Però lo vedo che qui intenta a portare una bagnatola. Sta facendo le telline. Ma bagnarola a chi? Scusa, non ho capito. Cos'è che sto facendo? Stai portando la bagnarola qui a fare le telline. Che cos'è? Capite le telline? Le telline, il coso, il. Le telline sulla spiaggia, Gatto, ci sono le telline. Non è nato in un posto di mare. Non conosci le telline, Pierpaolo è sconvolto. Non lo sapevo. Cosa sono buone, dicono le telline. Sono molto buone le telline. Olio e aglio, le telline. E i cannolicchi? Neanche. I cannolicchi sono vietati perché facevano i buchi negli spogli per prendere. Però mi piacciono le canocchie, mi piacciono. Quali sono le canocchie? Sono i crostacei, le canocchie. Ah, dice che a Anzio si chiamano le spannocchie. Capito, però è che Anzio come parlo, scusa, le spannocchie. Le spannocchie.
Senti, allora, come si chiama questa nave? La Spannocchia? Come si chiama? La Spannocchia di mare. La Spannocchia di mare. È meravigliosa. Senti, cosa stai facendo? Sto temporeggiando bevendo spuma mentre i miei compagni raccolgono a caccia. Ah, vedi, vedi, si stanno organizzando. Sì. Senti, ma tu come? Che rapporto hai con il mare? Mi piace. Ti bruci? Che protezione metti? Allora, io normalmente non metto la protezione perché non mi piace avere la pelle un po' unta, mi dà un po' fastidio. Però sono uno che sta normalmente... preferisco la piscina. Ok. Però mi piace stare sotto il sole, sono abbastanza salamandro. Ok. Quindi anche, anche senza protezione io sto tranquillo. Senti una cosa, ma quando qualcuno è in pericolo e viene punto da una medusa, sei il primo che fa il tentativo di fare la pipì sulla ferita? Sì, anche perché sono uno che urina molto. Quindi è perfetto. Quindi ricordate, se avete delle medute... c'entrava, Sei campione del mondo di urina, dicono. Sì, sì, anche perché io ho la sindrome di Gilbert, che praticamente la bilirubina della mia urina ogni tanto... Ma non devi raccontargli queste cose a loro! Io non ho parole, ragazzi. Ah, sì, sì, sì. Cioè, com'è iniziata questa partita? Dacci un po' un'idea della progressione di quello che avete fatto fino adesso. Allora, praticamente loro stanno raccogliendo la caccia. Io per difenderli mi sono inimicato un intero mare. E infatti adesso sono tutti incazzati con me, però a me non interessa, anche perché come vedi mi sono messo delle spine per la nave. Ah, è vero, sono delle spine. Ho speso tutti i miei soldi. Quindi, è una skin, diciamo, quella là. Sì, sì, però che bella che è. Bellissima. È semplicemente di bellezza, no, questa skin? Assolutamente sì, perché il gioco comunque prevede di aumentare, no, il proprio rango, il proprio status tramite queste, come si dice, queste telline. Ti dico un'altra cosa, la missione di prima si chiamava L'abito fa il capitano si chiamava la missione. Mi sono dovuto comprare dei pantaloni e metterli nuovi, se no il fabbro non mi vendeva la roba. Ma è bellissimo! È la stessa cosa che succede ad Alessia Schifanoia. Infatti Alessio deve comprare le mutande del Lidl nuove ogni volta, perché altrimenti i commessi smettono di vendere. Non gli vendono nemmeno la carne o il pane. Esatto. e non può comprare il tostapane Silvercrest se non ha la mutanda giusta. Non te lo vedo. Ragazzi, bellissimo, qui c'è anche il pezzo. Io non credo che Gatto verrà invitato ulteriormente. Io intanto sono riuscito a prendere la nave e sto creando delle armi. Perfetto, tu sei ancora... Io non trovo la caccia, perché mi hanno ucciso, l'ho persa tutta in mare, quindi non c'è più. No, te l'ho presa io. Ah, presa? vabbè, è un gioco di pirati, ragazzi. No, va benissimo. Ci mancherebbe, no, non c'è problema. Io ero qui che cercavo... Quanto te ne serve, mo? 8, uguale a prima, tutta... Dai, ti accompagno. Certo. Tra l'altro la nave è per forza morta. Non fa il control. Adesso a doppio click, era doppio click. Ecco, doppio click. Poi vanno equipaggiati anche i cannoni, mi raccomando. Ma non li ho ancora ottenuti, corretto? Non lo so, non ho visto. Vediamo. Non ho gli occhiali. Ah, ma io non ce la faccio più, ragazzi. Io non ce la faccio più. Io ti sto seguendo per le canocchie di merda, per la caccia. Sì, a parte che la mappa ce l'hai anche tu, non è che devi seguir me. Come hai detto, vieni. Sì, dai, ti accompagno. Non mi pare abbiamo molto da fare, però. Ma se ti do gli occhiali a Gatto, non ce li ho più. Ma io ce li ho gli occhiali, non li voglio mettere, ragazzi, mi dà fastidio con le cuffie. Io mi allargo un po' le cuffie, mi sa, perché sto morendo. Ho perso la mia ragazza, intanto. Ma sì, single è bello. Vabbè. Ale, segna tutto, mi raccomando. Ho detto single è bello, non voglio essere single. Va bene, è una bella difesa, effettivamente, ci sta. È la verità, tra l'altro. Grazie Ext per i 51 mesi. Dai che tra poco arriviamo a 100, siamo a metà strada, però dai. Gli occhiali di ce li ho gli occhiali, ce li ho. Dovrei mangiare il mandarino, ma non voglio. Sai che ho un problema con i mandarini? Lo dico a entrambi, ovviamente. È che io i peletti bianchi non li mangio. Cioè deve essere proprio... Devi proprio pulirlo al 100%. Sì. Vabbè, da psicopatici però. E il problema è che mi piacciono un sacco a me. Eccola là la caccia, vai, vattela a prendere. Sinistra? Di fronte a me.
aspetta, che sono stanco. In barca è stanco. Grazie, Spaddino. Sei veramente tanto più veloce di me, incredibile. Sto fermo! Però da quanto tempo sei fermo? Hai notato che ci sto mettendo una vita ad arrivare? Ma io non ho ricevuto la foto che mi ha mandato l'Ale, comunque. Questo sta ancora pensando alla maledizione. Adesso arriva, che bella! L'hai visto? Ma bellissimo! Purtroppo ha mandato una felpa stretta. Che taglia? M. Ah beh. Ma è qua davanti, è questa qua la casa. Non prende nulla qua sotto, mannaggia. Ma pensate che ci sono talmente tanti dispositivi qui che non riesco a collegarmi alla telecamera che ho posizionato lì. A quanto sarà? Non ho gli occhiali. E adesso stavo prendendo la caccia, gatto, non mi fare domande. Io intanto vado ad armare la nave. Vai, 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 che intanto aspettiamo sto scappato di casa. Devi premere il verde. Sì, lo so che devo premere il verde. Non è così semplice, eccoci. Beh, posso consegnare la caccia, dai. Sarebbe anche ora. Passata un'ora, Sono stato derubato io, Oh, io credo di averti derubato, è molto probabile, ma non sono completamente vedete sicuro. Tanto siamo in squadra, quindi puoi rubare quello che vuoi. Gatto, io faccio l'inversione a umlaut e vado verso la cosa, Comunque me non cantano. Ma perché c'è una modalità streamer, magari non cantano? Credo cantino Taylor Swift, gatto. Cioè, credo cantino una roba più tranquilla. Ma non mi cantavano neanche durante la beta. Per quello mi domando. Boh. A me stanno cantando, eh? Infatti, vedi che anche te cantano. È un pezzo di Mino Raetano, mi sembra. Copyright. Capisco. Boh. Non lo so proprio. Ma vedi che a me non canta. Io li metto, gli dico cantate, ecco qua. Fischia. Però no, cantano. A me non stanno cantando, t'ho preso in giro comunque. Stanno cantando tutta gold, gatto. Mi sembra di sì, da come si gold sta degli Spandau Wallet. Ok. Non lo so, è una domanda. Cosa? Non ho capito la domanda. Non ho gli occhiali. Ma mancano solo 3 ore di live. Ah, ma devo circunnavigare l'isolotto qui. Senti un po', ma io se prendo la caccia poi mi posso aumentare le cose qua? Perché io ho solo 7 cure. Sì. Tanto te ti devi riparare. Ti ho fatto anche la barca più figa, te. E sto cercando di attrezzarla, sì. Perfetto. A differenza mia, che sono un completo demente. Non dire queste cose. Sei molto peggio. Ah, ok. Stavo andando nelle microtransazioni. Vabbè, che comunque, insomma. A un certo punto, quando ho visto che da oro si è passati a euro, ho beh, bloccato... non credo che si offendano, se... No, assolutamente. Grazie, va per i 16 mesi. Ma non si chiama così. Come no? Non credo si chiami così. Leggilo. E te ne ha 2, madonna. È partito, va. Questo era almeno 3. Ma la gente è appesa. C'è da ridere, sai gatto, perché sono appesi? Perché i pirati vengono appesi. È una roba figa. Ma perché non si può parlare? Ma dov'è il punto dove devo consegnare? Gatto non conosce le città delle cose di Sanremo, è inutile farne. Conosce solo Dargen, tantissimo, l'onda alta. Ti è piaciuta l'onda alta? A me è piaciuta l'onda alta. È una bella canzone l'onda alta. All'Ale fa sboccare. Vabbè. Ci sta. C'è anche la prima, yes. Così. Guarda il culo del mio lemure. Ma non tu. Si è girato a guardare. Vedete, mi sta parlando questo signore noioso. Che poi tra l'altro il mio schermo è proprio messo apposta per farti copiare. È vero. C'ho il monitor, sono messo così io.
Oh, guardate, cosa devi fare tu adesso? Allora, devo andare a... vediamo. Guarda, ragazzi, RT, grilletto destro. Uscita da zona sicura, un momento. No, ma... No, grilletto destro, guarda, te lo dice. In protezione? No, no. Quello è il dorsale. Grilletto a destra, bro. Questo qui. Certo. Sì, 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 sto facendo, ma no. Depreda lui... No. È strano, perché non più dica niente. Ale, figurati, al massimo ti vengono a picchiare a casa, non importa. Vabbè, intanto cambio... Tutto a posto, gatto? Tutto no, bene. È che stanno cantando. Marco, se tu ci stai mettendo una vita e mezza, io ti devo aspettare. Sto parlando col fabbro, gatto. Tutto secondo i piani. Vai, tranquillo. No, gli ho detto che non baderò a spese per la mia nave. Cosa mescoli che l'acqua? Cosa che canti con la lattina? Veramente, ragazzi, un pagliaccio, devo andargli la parrucca, non la bandana. pensa al tuo lemure che sto lavorando io, anche se non vengo pagato. Mi servirebbero degli occhiali da sole, perché queste luci sono impertinenti. Sono un po' impertinente. Io ho una foglia che mi copre metà. Maledetto, almeno. È vero. Comunque l'altro posso occhio avere una è... foglia? Mi dai un soldino che lo faccio vedere? Guarda, ma questi ce li danno, questi due. Questi ce li danno, no? Ma sono di plastica. Cosa ti aspettavi? I denari da andare a cambiare? No, sono qualcosina di metallico. Però fanno la loro figura e sembrano... Oggi nessuno sa che sono di plastica. Non mettertimi nel naso. Questo ormai l'hai toccato, però. Vale, lo porto a casa come il bicchiere. Sì. Cosa devo fare? No, non mi sono perso. È bellissimo, però. I cannoli devo fare, i cannoli. E muoviti. Questo coperto cosa devi fare? No, in nessun modo possibile. Siamo una bellissima squadra. Ma non importa, tanto sto andando, navigo, sono comunque molto sereno. Beh, l'importante è quello nella vita comunque, vorrei dire. Essere sereni è un ottimo obiettivo. C'è proprio questo significato. Mi sto schiantando in realtà. No, però... allora non lo fare. Vado, penso di dover attaccare delle barche. Ah, ho capito che missione devi fare. Io devo acquistare delle palle di cannone. Oh, le ho zittiti un attimo. Se ti sbrighi... Anzi, aspetta, Peduzzo, aspettaci un attimo che andiamo assieme, così fate tutte le quest. Aspetta, ma perché non mi fa comprare le palle di cannone? Compra e vendi. Non ho gli occhiali, Marco. I soldi ce li ho? Questa scusa non... Cliccaci. Sto premendo. Imbecille, cosa c'è scritto lì? Adesso lo legge a voce alta. No, adesso lo legge a voce alta cosa c'era scritto. Guarda, no, adesso lo legge. Progetti già ottenuti. Guarda la missione. Acquisisci palle di cannone. Comprale. Ma non il progetto. E non dove sono? Creano nuovi oggetti. Sono sotto. Sono io ti uccido, Non l'avevo vista. Non l'avevo vista, ragazzi. Colpa mia, eh. Beh. Ma con l'onda alta. Eccoci ragazzi. Lo sai che a me fa ancora male qui? Perché ti ho toccato? Che cazzo, madonna. No, perché dove mi hanno fatto la puntura del vaccino. Ancora. Lo dico sempre a Francia e mi dice sempre, ma stai zitto. Ti hanno veramente dato il chip a te. È l'unico vaccino in Italia col chip. Ma io sono contento. Io sono contento. Vedi che mi sblocca qualche skill. Ti prende il wifi? No, quello effettivamente non mi prende. Parla con il fabbro, sono qua. Comunque lo sai che l'arancia è buona per lo scorbuto? Perché la mancanza di vitamina C che la fa venire. Quello che ho detto prima, ce l'ha andata perché i pirati avevano lo scorbuto. No, tu hai detto la gotta. Ah, è vero, ho detto la gotta, che quella è con la carne, non c'entra niente. Esattamente. E infatti la gotta era la malattia dei pirati. No, lo scorbuto era quella dei pirati. Sì, la gotta dei ricchi. Dei ricchi perché mangiava la carne. E infatti era una roba da fighi avere la gotta una volta. Adesso non lo so quanto fosse da figli avere la gotta, gatto, ti dico la verità. Dove devo andare al porto molo? Oh, miseria, comunque sto computer sta usando lo 0,4% di CPU. Che cosa c'ha dentro? Allora, non la gotta, secondo me.
La luce. Ok. Devo gestire qualche carico, qualcosa da qua? Cioè, conviene gestire qualcosa? Devi rimettere i cannoni, li hai messi? In teoria l'ho fatto prima. Aspetta, vediamo. Devo trasferire. No, quello è il magazzino. Gestisci nave. Armi 0 di 3! Ma mica ti ho detto di sì io! Vai, sulla prua, poi mettitene uno a sinistra e uno a destra. Oh, okay. Ti possiamo andare? Si è aspettato tutti te. Lo so. Mi è venuta la gotta. Non arriva così la gotta. A parte che devo inserire anche le altre cose qui, Protezioni, non ce le abbiamo. Eccoci qui. Oh, adesso se cortesemente ti muovi, grazie. Sarebbe altro, gatto, sono qua apposta io. No, ho sbagliato. Vabbè, non importa. No, il grog non ce l'ha, gliel'avrei lasciato il grog praticamente. Io lo assaggerei però. Ma non lo so. Perché? Okay, c'è neanche un assaggio, glielo daresti. Ma non bagnarti, lo so. Bagnarti le labbra. Quello forse sì, dai, bagnarmi le labbra. Quello scorbuto? No, quello no. Vedo sta già finendo il gioco, intanto... No, io vi aspetto tranquillamente qua in... Intanto mi sto rilassando. Ok, ci sei con le vele bianche, dai, andiamo. Ma cantano con le vele bianche? Non può lamentarsi di tutto, ragazzi. Veramente. Vamos! Vai, Pedus, facci... Cosa ho detto adesso? Ma che vamo? C'è 50 anni, andiamo. Dove dobbiamo andare? Fatemi strada, che io non ce l'ho la obiettivos. Noi abbiamo la stessa. Sì. E voi due sì. E allora andiamo. Allora, siamo a circa un chilometro. Mazza, un chilometro. Se qui a Milano ci vogliono dai 30 ai 45 minuti a farlo. Allora, devo usare il cannocchiale, individuare oggetti e bersagli di interesse. Ah, posso infamare un manigoldo. Occhio. Ho infamato rising, il manigoldo. Hey, up she rising. Hey, up she rising. Early in the morning. Dobbiamo sfondare questo? Qui. Secondo me sì, va distrutto. Freno burrascosamente. Eccolo qua. Ve l'ha data? Ma non l'hai ucciso ancora. No, adesso l'ho a bordo però. Io sto cannoneggiando invece. Ho sbagliato. C'è poco amico? Sai che non lo so? Ok, ve l'ha dato? Uno di due, perfetto. Sì. Ok. E il prossimo... bisogna vederlo col cannocchiale, giusto? Non è quello lì? Mi sa che è quello lì, ragazzi. Quale? L'ho puntellato. Lo recupero io, tranqui. Ma io gli faccio pochissimo con i miei cannoli. Devi... Se in realtà se spari allo scafo proprio... Allo scafo? Fai molto più danno. No, okay, i punti deboli in rosso, eh? Sì, è verissimo. Allora, arrivo in ogni caso. E mi è tutto in acqua. Dai, ve li accerchio. Ma non è obbligatorio segnarlo col cannocchiale, corretto? No. È una cosa in più. È un tutorial. Io lo sto facendo giusto per, però. Grazie a Leo per 27 mesi. Quando esce il drop bisogna sempre prenderlo con la F, sennò sì. Non, cioè io sto la... Bella data? Consegniamo? Sì, possiamo andare a informare il fabbro del nostro successo. Che ci tiene il fabbro? Miseria! Hai visto che fulmini e saette? Pericolosissimo. Ma la pioggia è il peggior nemico dei marinai. Attenzione, perché quella non vedo gota. Non vedo, vedo voi ma non vedo la mia destinazione ideale. Nella bustola in alto. Quindi no, forse aspetta, devo prendere altro bottino. Prova a prendere il grilletto di nuovo in destra. Senza Vai. Sì, in fondo il fabbro.
Vabbè, dai, seguiamo Mark, che tanto c'ha... che è già arrivato a destinazione. No, ma nemmeno per sbaglio, proprio. No. Ha finito il gioco, Marco. È online, l'ha finito, l'ha ricominciato, era meglio il libro. Di School and Ball. School and Book. Bello. Una battuta bella fresca. Mi è piaciuta molto questa qui, eh. La visuale della nave si può cambiare? Come in un sì, generico racing? Ok. Ah, e io come vedi? Faccio senza D-pad? E ce ne sono due soltanto, corretto? Soltanto, ce ne sì, sono due. Sì, sì. Ok. Perché control? Ah, ora sono molto più sereno con questo. E nella vita, come stavamo dicendo, l'importante è essere sereni. È quello che cerchiamo tutti, no? La serenità. Non la gotta. Secondo voi, se gli chiedo di abbassare leggermente le luci? Gatto, hai già sgridato perché urlavano. Sì. Sarebbe molto bello, ma verremo puniti. E non voglio essere punito, però effettivamente mi bruciano un po' gli occhietti. Devi mettere gli occhiali. No, mi sa che faccio peggio, sai? Ok. Posso far così. E poi come giochi? Tanto sono comunque meglio di te. Ah, per questo non è che ci vuole molto, sai che stai dicendo una granché. Allora, X mi sembra sia... Io vado a svuotarmi le tasche nel frattempo. Eccoci. Quello che è meglio, no, perché non hanno il filtro blu. Oh, no. Ok. Eccomi qua. Guarda quando come sono ridotto male. Mi ha menato fortissimo. Allora, la missione è tutti a bordo adesso, in teoria. Ah, mi è arrivata una letterina qua. Chi mi scrive? Nessuno, perché non ti vuole nessuno. Come no? Guarda qua. Ah, guarda robetta che mi ha mandato. Chi è? Guarda, un sacco di soldi. E io? Cosa me ne frega? Sono ricco da morire. A Pedus lo vedo danneggiato un po', eh? Sì, sì, come giusto. Nella vita proprio. Sì. Ho danneggiato dalla vita. Sereno va danneggiato. Adesso vediamo sbarco. Piede di porco 2. Io ti aspetto qua sul molo che così prendi la mia stessa missione. Ah, ma eccola dove la... Ho visto adesso la letterina. Ma io posso prendere queste cose? Vado dal fabbro. Ma la luce tra l'altro è variabile, ogni tanto cambia. Quando è così non mi turba molto. Quando è così invece... Ma è proprio come punizione, cioè a seconda dell'andamento viene... Sì. Sono bombe per mortai. Non c'è l'ombra. Cosa che devo creare adesso? Niente, devo solo informarlo del mio. Devi solo dirgli, lui ti dice bravo, complimenti, mi frega niente, però... Dopo dovresti avere la missione tutti a bordo. Comunque del razzismo, mangia lumache i francesi. Vabbè, ma erano altri tempi, insomma. Sì, per carità. Infatti sei dovuto andare a prendere la caccia, normalmente in un giovedì mattina non lo fai. Bene. Io almeno devo creare qualcos'altro, no? Mio nonno andava a prendere la caccia, io comunque, però tuo nonno andava? Gatto ha detto lassù, no, io andavo a prendere la caccia tutte le mattine. Ah sì? Sì. Cosa ci facevi? Io, no, lui le... era per disturbare l'ambiente, non c'era motivo. Ma oltretutto la caccia tecnicamente come si presenta? È un albero. Io ho sempre mangiato solo il miele di acacia, ma non sapevo esattamente come... Mi sta arrivando l'aria viene l'albero che genera i fiori di acacia? Ma no, tu mangiavi il miele, però non... Ah no, sì, effettivamente il miele d'acacia viene dagli alberi... Sì, credo che faccia i fiori a questo punto, ti direi. Stavo pensando allo sciroppo d'acero, effettivamente. Anch'io per un attimo no. Mi è sembrato ragionevole pensare il miele fosse la segressione dell'albero, che è una cosa veramente da ignorante. Non però, so come però c'è il legno da caccia. Poi non so se il legno da caccia sia lo stesso che dà i fiori. Cosa cazzo vuoi? No, nel senso io, non sapendone, mi affido a voi. Fiori simili alla mimosa, dicono in chat. Vedi?
Vabbè. Ma la bellissimo, questo fuori... è il cappello di Barba Nera. Lo sapete perché? Perché Barba Nera, quando si faceva vedere dei suoi avversari, si metteva delle micce di cannone nel cappello che facessero fuoco e fumo per spaventare gli altri, le persone. Aveva paura di farsi male. Eh no, perché era proprio quella il punto, no? A parte che comunque faceva una fiammetta, non è niente di... O le scintilline, quelle di Capodanno. Infatti vedi, si chiama Cappello Leggendario Set Ballata di Ossa Insanguinate. Allora, io in tutto questo sono pronto a salpare quando volete, quando ditemi. Guarda, voi. Io mi cambio i vestiti perché me li hanno giusto dati, il piercing non lo voglio. Non sono tipo... Ma non posso avere la benda senza il piercing? Ma quanti orecchini? Voglio la benda, voglio. Ma che benessere, quanti accessori? Ma te ne date anche te le lettere, no? Sì. È il fatto che non so quali sono. Devi andare... Mi è caduto il microfono, scusa. Io ho già letto tutte le lettere, solo che non mi ricordo cosa ho sbloccato. No, adesso devi andare all'atelier e ti cambi. Qua era? L'atelier è lo specchio, quello lì. Anche tu l'atelier, destra... No. No, sinistra adesso. Sinistra, cambia, dietro. Cambia fisico e sbagliato. Qui? Si dovrebbe essere su dalle scale adesso qui a sinistra. Qui? Sì. Ah, eccolo. Ah, ma che benessere. Io non le ho lette le lettere, le ho prese, le ho guardate così distrattamente, ma no. Questo da aereo, scusa, guarda qua. Ma che bello. E come faccio a vedere quali belli sono guanti neri. Belli, cos'è che vuoi? Quelli, come faccio a vedere quelli che ci hanno dato con le lettere? Eh beh, sono lampeggianti di giallo, direi che sono quelli lì. Ma sono diventato già ricco, guarda qua. Dal pantalone in pelle magari è un po' troppo. No, questo è con l'oro. Ecco qua. Ma a me dice che devo comprarli tutti, eh. Elisa, non so se mi... No, quelli dorati. Aspetta che mi sto intorpolando quei cavi. Quelli dorati, ma no quelli, quelli che lampeggiano. Tu ne vedi uno lampeggiare? I primi due. Ma sono i bracalloni da sfigato questi. E non te ne andati? Eccoli là, vedi che lampeggia in alto. Quelli lì. Questi qua? Ma sono le gonne tutte sporche di sugo, so. Non lo so, allora. Fatti vostri, non mi interessa a me, non mi frega. No, le fibbie non mi piacciono. Boom. Ma gatto, vedi che è ricco. Ma no, me l'hanno dati, li ho sbloccati qua, non è che... Ma gatto è benestante, ragazzi, ci prende un po' in giro. Guarda che bello che sono. Guardalo, cioè possiamo andare in giro noi vestiti come... Ho messo l'orecchino, però. Non si legge la R alla fine di Atelier. Aia. Alessandra, digliene 4, mezz'ora che insulta tutta la stanza, qui state zitti a multiplayer, sputalino da lontano, fa casino. Va bene. Ah, eccola la letterina, me ne è arrivata un'altra, magari sono questi vestiti. Vabbè, che missione avete? Io vi accompagno, eh. Dai, io adesso mi sto godendo il benessere. Ah, ma te li ha dati allora, te? Vedi che lui li ha dati! Ma... Allora, io adesso ho letto una lettera. Magari dovevo ancora leggere l'ultima lettera, eh. Vediamo. Io ho letto tutte le prime lettere, tutte. Guarda. E me ne ha dati alcuni, nel senso... Allora, accessori per il volto... Sì, quelli che ha dato a me. E guarda che ce li ha lui. Allora, no, la benda io l'ho... Ma l'hai ritirati? Dove li hai messi? Le lettere le ho lette tutte io. Ma le hai lette? Sì, e poi? Fammi vedere adesso nella scatola. A meno che non si debba fare un'altra cosa con le lettere, e non l'ho fatta. Krishma, però... grazie per i 39 mesi. Allora, io esco fuori. Ma perché ho messo il reggipetto? Vabbè, non importa, ragazzi. Ormai, dai. Gli abbigliamenti vanno bene per tutti. Cosa sta succedendo? C'è un caricamento infinito. Io volevo far partire la 360, è impossibile. Devo comprarmi il telecomandino, non pensavo che non funzionasse mai più. Allora, io sono andato qui e ho fatto questo lavoro. Ma che facendo così si acciacca?
Ah, vedi che c'è la barra spaziatrice da premere. Non basta leggerle, devi fare barra spaziatrice. Te sei un maledetto. Te sei veramente un maledetto. Perché tu quando ti arriva una lettera cosa fai? La leggi, mica la rubi. Io l'ho letta, l'ho messa giù. Sono coerente. Sei qualcos'altro, ma non lo posso dire. Ci sono dei bambini. Ma non... Sì, vabbè, ma imparano prima almeno. Allora... Non ho gli occhiali. Non è quello il motivo. Allora, equipaggiamento. Mi muto. Non ti sento più io. Oh, che bello così. Ok, io sono totalmente a mio agio col mio personaggio. Questo non mi piace. Ho sentito rientro dal tuo microfono, dal mio naso a trombetta. Adesso aspettiamo quell'altro scappato di casa che ce ne deve mettere 6 settimane e mezza. Ci sono. Ci sono. Eccomi, pronto. I never thought you the ambitious kind, but your name is all over this world. Patience will find you the right buyer. Haste will lead. Va bene così, in fondo sono iniziato così, continuo. Time spent. Bene, appena avete la quest, partiamo. Minaccia crescente? No. Perché devo parlare col fabbro ancora. Dov'era il porto adesso? Mi sono perso di nuovo. Marco, hai rotto le palle però, eh. Oh, io ero pronto, nudo, ma ero pronto. Non sei meglio vestito adesso? Un po' più carino. Dove vai? Dove vai? Dobbiamo andare al porto, scusa. Gatto, dove... ti seguo te, vai. Portami tu e via, dai. Io sto andando al fabbro, in realtà. Perché? Allora, io sono al fabbro, basta, non devo fare nulla. Che t'ha detto? Interagisci e mi dice opzioni, giochi del completo, unisciti al gruppo, invia richieste a blocca, segna giocatore, eccetera. Ma cos'è il fabbro? Ti dice queste cose? Non credo. Sì, guarda. Ma no, perché tu adesso non stai parlando col fabbro, stai parlando con quel cristiano. Con... Ah, perdonatemi, ho i miei deficit. Gatto, ti ho perso di nuovo, eh? Sono al fabbro! Forse mi ricordo dove. Oh! Mi sto... Tutti a bordo. Ah no, il fabbro non mi crea le cose per riparare? Ma scusa, per riparare non serve solo il legno? Eh no, perché c'ho i kit di riparazione. Sai che non lo so? Compra e vendi. Ah, questi sono progetti per i cannoni più potenti, però. Vabbè. Grazie a Tombino per i 27 mesi. Questo se l'hai inventato, gatto. È lì. Ah, ecco dove era il molo. Guarda quanti cocchi. Allora, gestisci nave. Mi metto l'ornamentino. Bello lo scheletrino. Ditemi quando volete che possiamo salpare. Guarda, mi sto mettendo. Ci hanno dato anche degli ornamenti della nave, se vuoi, eh. Quelli mi sa che li ho già usati prima. Ah, sì? O sono nuovi? Io non l'avevo vista, vediamo, la nave nera. Bello così. Gatto era l'unico che non l'aveva fatto, comunque. Non è vero, che dici? Veramente l'unico. Ah no, eccoli qua, nuovi. Vedi? Questi non li avevo ancora visti. Bello. Lo uso. No, io i cadaveri avevo a bordo, però non so se li voglio. Vabbè, prendiamoli. A me piacciono un sacco i cadaveri, infatti me li sto mettendo. Però questo mi piace di più, forse. Però capito, Marco, ma che cazzo vuoi? No, ci mancherebbe. Intanto scriviamo la pirla nera. Vabbè. Mi hanno validato il nome, quindi sono davanti a Ubisoft pure. Letteralmente. Ma i ruoli sono reali oppure sono inventati? No, siamo a Reggio Calabria. Provincia, mi pare. Adesso andiamo a Posillipo, che abbia la missione lì. Vabbè, io ho messo tutto, anche un po' di cadaveroni. Fatto bene, ho fatto molto bene. Mobilia, guarda, io c'ho anche un bel fornetto. Lo metto lì, anche il fornetto a legna. Io invece salperò, vi dirò. Vai, e io salto, mi seguo.
Se sposto è man. Ok, no, va bene, ci siamo, sono pronto. Salgo, salgo. Dobbiamo ah no, andare. aspettate, fatemi vedere. La riparo? No, ma non posso riparare. No, l'hai riparata però. È al massimo. Cioè, è al massimo, perché mi diceva. La missione la dà comunque qui. Che missione ti dà? Acquisisci ruota dentata. No, bisogna andare ad ammazzare la gente per la ruota dentata. Ok. Effettivamente mi diceva 2000. Che era a 2000 di distanza. Abbordaggio ciurma, è la stessa? Sì. E allora... Sì, però a me non segna dov'è, quindi... per far vedere... Sì, ecco. Allora qua, ok. Dobbiamo girare. Voi siete partiti? Sì. Allora vi raggiungo. No, ma siamo qua, eh. Ok. Ma ti seguo, che tanto c'è Marco che è andato a Ramengo, quindi figurati. Dammi un secondo che mi sistemo. Ma speravo di passare da qua, ma non posso passare. No, c'è una bella secca. Hai grattato il naso, eh? Non sono termini veri, secondo me, questi. Si chiama naso la parte frontale della barca, ignorante. Naso? Sì. Mai sentito. Infatti ti ho detto ignorante. Adesso confermeranno in chat i tuoi generali. Va bene, non è un problema. Senti qua, vedi, te lo faccio ricordare. Ti ricordi quando abbiamo giocato a Black Wake? La prima mortadella bella. Repair the nose. Diceva così, non mi ricordo. Quando devi martellare che ti... Repair the nose? Ok. Stanno twerkando quelli di multiplayer, io non credo che aggiungerò nulla a questa cosa. Ma la roba è già in live. Non so, glielo chiedo. Fa bene alla luce ma male alla visuale. Robby? Non ti sentirà mai. Non ho gli occhiali. Non c'entra niente. Mi sta guardando? Non ti sta guardando. No. Sta ridendo. Ah, ecco perché mi non mi guarda. Ma lei sta parlando col microfono in mano tipo Maria De Filippi proprio, eh? Ha messo gli occhiali, ragazzi, adesso ci sente. Scrivete la roba in chat di guardarmi. Sta mettendo in discussione, non sono il capo vostro né di nessuno, ragazzi. Tanto c'è un ragazzo che sta disegnando con l'aeroporto. Ho visto, è fighissimo, solo che è dietro la palma, io non vedo. Io sono alle Maldive, purtroppo non vedo. Bravo, Gabriel. Io vi sto seguendo, cioè dove siete? Quando esce la lente allora io sto andando verso l'obiettivo. Allora a me l'obiettivo adesso mi dice che è più indietro. Cosa vuol dire quando c'è la lente? Che sei nella zona di ricerca. E cosa devo fare? Cosa devi fare? Quello che ti dice la missione, cosa devi fare? Devi abbordare le navi, no? No. Come no? Sì, ma queste qui bianche, quindi. Ma aspetta. Le devi guardare col cannocchialo. Ah, ma è obbligatoria questa cosa. Ma gliel'avete scritto? Perché non mi sta guardando, eh? The wind hits a girl. It's a bliss. Ma mi sta... O vi ignora pure a voi. Le abbiamo scritto in parecchi. No! Ragazzi, io bombardo, eh. Sì, però li devi anche... Ecco, tieni premuto Y quando li sei vicino abbastanza, però. Devi tenere premuto il grilletto e anche okay, Y. Ok. È incredibile. Guarda che non ha letto niente della chat. Si sta facendo i cazzi suoi. Lasciala stare, poverino. No, io ho visto, adesso l'ha guardata la chat. Ho fatto un abbordaggio. Ok, devo rompere anche le altre di là. Ma sei rigirata subito. Non gliene è fregata nulla. Thank you.
Vabbè, la telecamera rimarrà lì inusitata. Oh la madonna, ma che tempaccio c'è! Mi devo avvicinare. Non va più il pet, ragazzi, che succede? Aiuto? Adesso sei nella mia stessa situazione. È ripartito? Aspetta, eh? Ok, adesso sì. Ah, mi ha dato un messaggio al telefono. E non lo ricevo, però. Io non ricevo nulla. Ah sì, col disegno. Non lo riceverò mai. Ma perché non hai la connessione qua? Va poco, poco, poco. C'è un'altra lì, C'è un'altra nave lì. Adesso l'ho ricevuto. Ma sono io! Bello! Non ti sento. Riesci a prendere la telecamera? Prendi. Vuoi... Ti vuoi fare? No, vai tranquillo, è arrivata. Ok. Ma guarda che bella com'è vestita lei! È piratesca, non ci ho fatto caso! Vuoi farti delle clip anche tu? Se vuoi puoi usarla, perché non riesco a farla partire, quindi mi serve starci vicino. Se vuoi usarla un po' anche tu, poi te le mando. Vabbè. Grazie. Gentilissima, eh? Sei meglio di Marco. Vabbè, adesso non c'è bisogno, però, Voglio fare una clippina qua, mentre... Ecco. Sto facendo danni, vero? Ecco qua. Vabbè, consegniamo la ruota dentata. Sfida principale completata in grossissimo, mi è uscito. Anche a me. Quindi dobbiamo tornare indietro. Io devo prendere ancora ruota dentata e colombrina. Qui non ho preso nulla. La colombina è facoltativa. Vabbè, prendila, scusa. E non so come si. Non ho capito come hai si fa. Hai abbordato le navi? Ne ho uccise tre. No, abbordato non ne ho uccise tre, però. E devi abbordarle. Non riuscivo, mi partivano. Gioca bene. Devo andargli proprio di fianco perfetto. Ah, terribile. Per abbordarle devi tenere premuto il grilletto e la Y. Questo però devi essere. Ah, no, devi essere più vicino, però. Più vicino. Non si insulta il capo, ma. Ce l'ho fatta. Mi mandi il disegno che lo pubblico nelle storie, amore. Mo vediamo. È una pretesa ardita. Adesso sta esplodendo tutto qui, però. Ah, non è vero, la manda... No, sta mandando. Ok, tecnicamente si può tornare indietro ora. No, io devo ancora fare la... Voi se volete tornate. Io devo... No, vedi, no, ma ti aspettiamo. La colombrina non basta approdare. Cosa stai facendo? E sto facendo un po' di cinema. Mi sa che devi continuare a distruggere finché non trovi quel drop lì, eh. Eh sì, ho fatto sia distruzione che abbordaggio e non ce l'ho. No, ma è un drop che può essere. E allora devo continuare a... Sì, certo. Perché c'hai altro da fare, è un impegno. No, anzi, sono qui, guarda, sono tranquillo. Abbordaggio? No! Maledizione. Ma però, puoi vedere quale nave ce l'ha effettivamente. No, ho sbagliato. Prima o poi partirà. Sì, no, ma dovrebbe essere andato tutto. Comunque, come sta andando la live? Vi sta piacendo? Vi sentite divertiti? Golosi? Sono io, gli piace per forza. Al di là di Marco, che purtroppo fa abbassare gli spect. Vi sta piacendo sta cosa?
Molto, non sono contento. Ok, c'è un tempo de merda qua. Io vi do una mano, a sto punto ammazzo un'aria a caso. La stamina come si ricarica? La stamina? Semplicemente a deceleri. Ok. Allora, ho distrutto 14 navi e non mi ha dato la colombrina. Non le devi distruggere. Le devi abbordare. Anche l'abbordaggio non me l'ha data. Devi farne tanti. Ma stai buttando giù quelle giuste, sì? Quelle bianche sono. Anche perché sono quelle che mi hanno fatto fare la missione, quindi sono quelle per forza. Allora, vediamo un po'. Niente, non riesco ad abbordarla, sono troppo incompetente. Non hai fatto la scuola di a bordo? No. Che tristezza. È molto divertente, ragazzi, il gioco. Poi se giocate con gli amici, come al solito, è sempre più divertente. Però non saprei neanche definirvelo come tipologia di gioco, perché è un MMO. Come lo definiresti? Dei boccali, gatto. Come dei boccali? Lo desidero. Cosa ti ha portato? Grazie mille. Ho paura a chiedere. È caldo, cos'è? Cos'è? Un grog analcolico? Grazie. È caldo. Attenzione. È impossibile ovviamente riparare la nave mentre si sta navigando. No, col D-pad a sinistra. Ah sì? Ah, forse sta andando troppo veloce, prova a vedere più lento. Vediamo, salute scafo. Noi l'abbiamo chiesto prima, il grog ce l'hanno portato a un alcolico. Non è malaccio. No, è un alcolico perché sono minorenne. Si vede. Stanno spaccando la faccia, intanto questi qui. Ah, un profumo che... È agrumato. Non è male, a me piace. Sembra una candela, però a me piace. Bravo, sembra una Yankee Candle. Solo che è bollente. No, a me non era così... Siamo a caldo, però sono riuscito a berlo io. Vai tranquillo. Se ti ustioni fai cagare, gatto, però, Ma mi stanno rompendo le palle, sicuramente. Marco, fuma. Non voglio fumare. Ah no, dice... Ti è piaciuta questa, però, Questa ti è piaciuta. Ma t'ho preso proprio impreparato. Distrutto un'altra nave. No, era bella, però, eri pronto, bravo. Bello studiato. Gatto, mi arrendo, ho depredato e distrutto il mare e non mi sta dando la maledetta colombiana, colubrina. A questo punto ho perso anche Petus, non so neanche più dov'è, guarda. Anche no, io sono in fondo a fare anch'io, a cercare di depredare, ma non riesco a fare un bel niente. Adesso provo con qualcosa, ma forse secondo me bisogna proprio prendere la nave giusta che ti dice che ce l'ha addosso. Allora, è buono. Però perché è caldo? Questo non sono un alcolizzato, non te lo so dire, sinceramente. I pirati erano alcolizzati, se lo possono. E vedi, hanno solo la ruota dentata. E no, mi fa strano berlo caldo. Ok, ce l'ho fatta ancora. Spinculato la roba, me l'ha data me la colombrina. Ma dai, gatto, ma scusami, ma guarda che sei veramente uno forte. Mi bevo un po' di grog, la faccio finita. Okay. Anche al secondo sorso è una Yankee Candle, confermo. Ma adesso me la dai la colombiana? No, la devi droppare. Guarda che sei veramente un pazzerello. ho premuto depreda e me l'ha data.
In realtà non era analcolico, scopriremo tra poco. E non... Vabbè, devi guidare? No. Ok, incredibile. Se l'hai fatta? Incredibile, sono riuscito a fare un abbordaggio, il primo. E vediamo cosa ho preso. Grazie, sì. Io però vorrei la ricetta di questo grog. Devi sciogliere delle candele e ci metti lo zucchero, secondo me questo è il grog. Vi dovete curare. No, non ho ancora niente che mi serva. Spero non sia la ricetta originale del grog. Perché? Cosa ci mettevano dentro? L'urina? Ah, io c'ho la bilirubina. Basta con questa storia che non ti ha chiesto nessuno. Guarda, non sto rubando a chi che sì. Ma nessuno di voi, la prendo io. Ruota dentata, due ruote dentate, ma 40 pala di cannone. Le ruote dentate ne ho 14, mi servono, anzi, molte di più in realtà. A me è dato la colombrina, first try proprio. Guarda, anche qua. Comunque in realtà girando a caso c'è anche il drop a terra, eh. L'ho provato a prendere ma non me l'ha data. La colombrina. No, vedi, mi dà robaccia. Ma io non ho niente che mi serva, ho depredato roba e è del tutto inutile. Tu sei fuori dalla quest. Ah, vedi, andiamo benissimo. Vabbè, attaccherò. Ma è diventata una tempesta incredibile. È una giornata, un giovedì. Il grog era letteralmente l'acqua che trasportata nei barili faceva le alghe e che la rendeva bevibile e ci buttavano dentro il rum. Ah! Era acqua sporca, praticamente, l'acqua con le alghe sporca, appunto. Vara, soldi, andando in giro e basta. E apci rising way, apci rising way. Guarda, io sto continuando a raccogliere roba senza far niente. Come fai? Perché è pieno di detriti. Io non ho mai... Sì, ma non c'è roba utile, però. Come no? Cioè, roba che serve per la missione. La bordaggio. Early in the morning, hey, up she rising, way, up she rising. Early in the morning. Era il Gabibo, Belandi. Sei proprio una persona stolta, Marco. Hai preso l'unico drop che poi ripeto è facoltativo, possiamo anche levarci. No, stiamo aspettando anche Pedus che prenda il resto. Io non ho preso niente. No, andrà sfondato. Sono quasi una canaglia. Ma ne è nata un'altra. Ma ruota dentata, ok. No, colombrina. Ma ha dato anche la colombrina, mi ha dato! Tu stai girando a caso? Sì! Adesso lo faccio anch'io. Mi hai messo veramente... Cioè, questo tu con tutto il mare hai fatto questo lavoro. Dov'è? Ce l'ho un inventario? Guarda, carico, ecco qua. Ma quattro ne ho trovati! Ma non puoi darmela, immagino, quella lì. No, è mia. La colombrina è mia. E gli serve a lui la colombrina, c'ha il transatlantico. Abbiamo la stessa barca. Siamo sulla stessa barca. Grazie signor Cotoletta per 57 mesi. Ce l'ho presa, eh. Comunque rinnovate tutti perché martedì prossimo. Cos'è martedì, gatto? Il giorno prima del lunedì. Massimo il giorno dopo. Comunque sì, dimmi. Dimmi. Non è detto. No, sì, almeno che non la fai al contrario. Cosa vuol dire? Vabbè, dimmi. Vado a fare una live dall'ufficio nuovo solo per i sub. Me lo fai vedere in anteprima l'ufficio nuovo dopo? Se vieni fino a Treviso, sì. No, una Devil, foto non l'hai fatta? Grazie per i 18 mesi. Forse foto? Un video. Meglio, mandamelo. Non so se ce l'ho ancora, però. L'hai fatto e l'hai cancellato, così per dare... Che cazzo me ne faccio? Vado in giro con il video dell'ufficio in tasca? Lo mandavi a me. Ma noi non siamo amici. Vabbè, si manda anche agli sconosciuti, dai.
Io sto tornando indietro, ma effettivamente non devo farlo, quindi sto fermo. Anche perché vi ho persi totalmente. Ah no, Peduzzi è lì. Gatto l'ho perso totalmente. Ma sono qua! Io ho acquisito la ruota dentata. Ok. Quindi mi manca solamente la colombrina. Oh madonna, adesso la parte di... Io ne ho 3, ne ho 40 di ruote dentate io. Prendi anche la colombrina. No, l'ho presa, non ce l'ho presa? Più. Non me la dà più, quindi credo di sì. Okay. Come si vede l'inventario era? Select. Tab. Sì. Eccola là, dei tre. L'ho presa adesso. Ma non hai neanche aperto la chest! Questa qui? E te sei veramente uno scappato di casa. Ho appena imparato che si apre l'inventario. Ma che tempo di merda comunque, posso dire? Sono le patate, le nostre moscate. Il gatto è dietro, mi sa, Bevo un po' di grog perché secondo me... No, sei affondato? Ma ha detto che Pedus era affondato, anche te hai detto? No, Il relitto. Il relitto di The Mark. Ma ha detto che siete affondati entrambi, che sono stato bene? Lo vedi che sono qua? Oh, ma ha detto relitto. Secondo me comunque c'è dell'acqua. Mi hai sentito un gallo. Un gallo? Ti giuro, ho fatto... Grazie a Dai e Mike per il raid. Che è questo? Paura. E io vi aspetto qui, Dai, vabbè, ma alla fine la colombrina è facoltativa, ragazzi. Va bene, dai, andiamo. Torniamo, sennò vi tengo in ballo tutta notte. Andiamo. Le colombrine. Come stanno qui, Pira? Bene, a parte Mark che purtroppo... Ma non è vero, sto facendo tutto quello che devo, che si deve fare, non è vero. Allora... Da me noto, stanno parlando in Veneto, Noto adesso che in realtà io sono spostato rispetto al gioco. Volete che sposti la cam? Noto adesso che sono girato verso di là. Adesso l'hanno notato anche tutti gli altri e ti odiano. No, che magari... Mi sposto. Le fan di Marco Columbro, per che cosa? Chi è il fan di Marco Columbro? Io sono fan di Marco Columbro. No, io no, personalmente. Ti dico perché no? Caro perché maestro? Sì. Caro maestro era Marco Columbro? Non era... Allora, io mi ricordo più forte maestro ed era Emilio Solfrizzi. No, però quello era più forte maestro. Sì. Caro maestro, non era Marco Columbro? Ma non sì! Era un maestro, era tipo sei forte maestro, ma... Marco Columbro! Molto bene! Oddio, ho fatto casino! No, ma aspetta, mi sto sbagliando, sto prendendo un abbaglio, ragazzi, mi dite voi? Ah, perché sei un colombrino. Le colombrine sono le fan di Marco Columbro, adesso l'ho capito. Io no. Ma aspetta, ma... Caro maestro confermato, vedi? Caro maestro, sono un esperto di Marco Columbro. Adesso fa le pubblicità per le emorroidi, vede gli alieni, vabbè. Le pubblicità con le emorroidi, vede gli alieni o... È una cosa correlata, secondo me. Beh, sono degli spot di un certo tipo. Bellissimo, ma anche io me lo ricordo molto bello. Sono una canaglia! Tu l'avresti mai detto incontrandomi per le strade. Tu non vali in questa storia. Mi insulti sempre. Oh, il grog l'ho quasi finito io. Vuoi anche il mio? No. Mi senti in mente quello lì, mi sa, Ho trovato Caro Maestro su YouTube, dice Orsino, vedi? Tutto? Non lo so. Ma illegale, non si fa, Ma... Come si chiama Orsinto? Orsinio. Orsinto era un mio personaggio. Ragazzi, devo cambiare. Già arrivati al porto, giusto? Sì, sì. Devo fare visita alla CBA io. Mi sto svuotando le tasche. No, ok, sto arrivato anch'io. L'ho visto. Sono entrato in zona sicura. Sì, Orsinto ha fatto la guerra, ragazzi, sì. Cosa? Lascia stare, sono i miei questi qui. Allora, acquista equipaggio. Sono quelli ma divertenti. Che fans c'hai?
infatti. Allora, cosa devo fare? Non ho capito. Puoi equipaggiare nuovi oggetti ornamentali? Ma devo farlo per forza? Ma la colombrina è la, l'arma base, no? Metto giù. Torna dal... Ma il fabbro, secondo me, vuole un po' troppe cose. Io bombarderei lui. Vabbè, ti dice di vestirti a modo, no? Cosa devi fare? Mi sono rimesso i miei vestiti, l'ho preso in giro. L'ho tolti e li ho rimessi. C'è il pannello delle taglie e degli incarichi. Voglio uccidere Karim, dov'è che si può fare? Lì. No, non fisicamente, che non... Si sta alzando, dove va? Dove va? Mi ha sentito? Dove va? Cosa vuole? Ah, ma lo sai che Marco, no, gatto merda, Marco ti giuro su Dio, avevo appena detto dove che si uccide Karim e ti ha alzato e detto ecco parte la rista. Ti giuro, lo ha detto adesso, eh? Ma sembra una lavandaia. Ti è piaciuto il grog, eh? Vuoi che ci scambiamo? Dai. Perché questo change? Ah, perché è pazzo, ok. Vabbè, adesso è chiaro che... Un bel applauso a Karim Musa, ragazzi. Ma gioca col joypad sto pezzo di merda. Questo imbecille di merda. Oh, ci siamo subito capiti con una persona decente, vedi? Ti salutano. Ciao, belle. Leggi pure tu. Ciao. Ti sei messo tu? Cosa avete fatto voi? Noi siamo andati a bordo mappa fino a sopra a vedere cosa succedeva. Questo quindi. No, allora, io pensavo mi avessero dato un compito. No. In mezzo al mare c'erano le onde che ti distruggevano la barca, le dovevi schivare. Poi siamo arrivati a bordo mappa e abbiamo fatto il toto bordo mappa. Mi ha chiesto, secondo voi cosa succede? Perché non lo sapevamo. Secondo te cosa succede? C'è un mostro marino. No, sai cosa succede? Un ammutinamento. Ti rubano la barca e la affondano. Che storia! Sì. Kraken che ti prendeva da sotto. Però questo era così improvviso, un po' improvviso. Che noi abbiamo cercato, come si chiamano? Non colombiane, ovviamente. Non abbiamo cercato colombrine. Non abbiamo cercato nessuna ragazza colombiana, ragazzi. Confermo di no, eh. Le veline. Ecco. Gatto che non ha sistemato il mouse. Sto imbecille. Pensa che quando gli ha portato da mangiare l'ha tenuto sulle ginocchia perché non ci sta più. Ha già quattro bottiglie, io non so. Sì, ma cos'è, che casino ha combinato? Ma che macello è qua? Ma poi il mandarino c'è. È molto buono. Veramente buono. Io detto, sembra una Yankee Candle con lo zucchero. È vero? Il profumo, sì. È vero, che si chiama cannella. Ho fatto uno sponsor, bene, effettivamente. Va benissimo. Povere colombiane, no, ragazzi, non c'era nessuna colombiana. Va bene. Però così è più comodo di come gioco io, perché il mio microfono è qua e quindi devo tipo, mettermi... Però gli è caduto un paio di volte, quindi stai attento. Il microfono gli è caduto? Sì, gli è cascato, gli si è ammosciato. Il microfono sempre. Ma guarda come si vede bene, gatto. Io sono... molto più piccolo, aspetta. Lo rovini un po'? No, si vede troppo bene. Giro la va bene. Qual è la missione che dobbiamo fare? Torna dal fabbro, basta. Ancora sto fabbro, ogni volta bisogna tornare dal fabbro, maledetto. Ma hai, cosa già vuole dalla mia... hai già restituito le cose al fabbro? Della missione di prima, sì. E sei andato già in atelier a fare le cose? Sono andato in atelier, adesso dice di andare dal fabbro che ti deve promuovere per vedere se è tutto a posto. Solo che mi sono perso, non mi ricordo del fabbro. Mi stanno dicendo che Gatto mi sta facendo casino in chat. Adesso gli mando la nave al largo e gliela lascio là, guarda. Bravo. Io gli darei anche un pugno, tanto. Ma è impegnato la nave di Gatto. È l'unica cosa bella, tra l'altro, di Gatto. Come si va avanti con... Tra l'altro io tanto siamo in chat di Gatto, quindi sono tutti suoi in chat, però vabbè, non importa. Siamo anche sono anche nostri, una grande famiglia. Certo. Sta trattando tutti bene, Karim. A me tratta sempre bene. Sì. Per forza, dai, Karim. Eh sì. Bene, no? Basta dire, aggiungi delle cose. Se dici cazzate, cosa dico? Allora di che dico cazzate, sì, sincero, no? Bravo, ma... Il Marco dei Termosifoni ha ragione nel discorso che sta facendo. Tratto sempre bene tutti. Non è mai vero che... Non è possibile che non si vede niente, però, eh. Com'è bello però muoversi con la sedia.
Questa alle ruote, la mia ha un po' di peli nelle ruote. Adesso io come dovrei risponderti se non... Eh sì! E beh, quello è il bello della nostra amicizia. Allora, il Fabbro è contento o devo incasinare Ubisoft Italia? Allora, contro John... Ecco, andiamo da John... John Titor. Madonna, John Titor. Allora... Ma quindi non dobbiamo combattere tra di noi? Cioè non c'è un momento in cui ci picchiamo? Non credo che neanche siamo nello stesso server. Credo. Ok, io gliela lascio così la barca. Tornerei da me. Gliela lascio perché qui mentre stanno combattendo. A dopo, Marco. A dopo, Karim. Karim, fatti dire da Gatto come aggiustare il microfono, che ora ti si sente bene. Quindi Gatto non lo sentivate bene, ma Karim sì. Tu hai preso la missione Batti il ferro adesso? Come? Hai preso la missione Batti il ferro? Aspetta, te lo dico subito. Io c'ho il leone di Saint-Anne. Ah. Incontra John Spurlock. Sì, 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 ok, è quello giusto, perfetto. Ok, facciamolo. Okay. Tu hai sono tornato. Cosa? Mentre c'eri hanno detto che ti sentiva bene, Karim, a te no. Perché Karim urla. Urla, Lord. Sì, però io la barca gliel'ho fermata, lui me l'ha lanciata contro gli scogli. No, no, era volontariamente per farti un dispetto, se che non ricordo cattivo. Male. Comunque, dicevamo? Nel senso che non mi si senti... No, a Karim si sentiva? Sì, sì. Di a Karim di come aggiustare il microfono che... Ah, no, il suo microfono? Ah, il suo microfono. Ah, io sto parlando con John, eh? Guardate la mia live. No, vabbè, adesso glielo vado a spiegare. Cioè, devo andare? Cioè, ditemi voi. Ok, e questa l'ho fatta. Mi siete mancati molto, mi mancate sempre. Allora, io sono all'ufficio di John Scurlock, ma non so... Ah, sì? Chiedi un prestito, cosa... Anch'io devo andare a John Scurlock. Aspettatemi. Ma ancora? Incontra John Scurlock, il capo del... Per una volta che c'ho la quest anch'io. Ma dai, ma sono distanti. Dove è andato, Karim? Mi aspettate un secondo che... No, il fatto che ho la... È più sì, ma non nella chat. Cosa? Niente. Mi hai preso in giro con le persone del mondo? Comunque io ho parlato con John Titor, ma mi dice ancora incontra. A lui ti si sente anche a te. Ma to, veramente? E adesso gli vado a sistemare la cosa. Ah, torna più tardi, dice. No, è che manco anche io, ragazzi, vedete? Ah, dobbiamo essere tutti e tre, sì, ho capito. Adesso i simboli cos'erano, ok. Sì, sì, sì. Che accelerazione questa nave, comunque, meglio di una Formula 1. Sì, è che Gatto c'ha i soldi, compra tutto. Ma chiamo io e lui per John Scurlock. E come dobbiamo fare una volta qui? Perché non mi si innesca niente, vedi? Non lo so, guarda, arrivo, vedo. Mi parlate un secondo? Ti parlo. Ok, vi sento meglio adesso. Che cosa hai fatto? Ho alzato al massimo le cuffie perché non sentivo una mazza. Adesso vado a dare una mano a Karim, ragazzi, datemi un attimo. A me sentite bene comunque, cioè impostato bene il microfono. Entra nell'ufficio se mi avvicino. Prova ad allontanarti e riavvicinarti. Io sono tornato più tardi. Ah no, io sono dentro. C'è la cutscene dello sparo? Questa l'abbiamo già vista, vai, skippa. Non posso. Vabbè, mentre lo fa, vado a sistemare. A te è partita questa cazzo? No, vedi, io faccio il leone, incontra John, il cavo. Ma io questa qua l'ho già fatta. Ci vado. A lui non va. A lui non va? Non ci posso entrare, vedi? Boh, prova dopo che ho fatto. Vedo, scusami, io ero azzurro, giusto? Come? Come colore, io ero azzurro? Se ti ricordi, sì, sì, sì. Infatti dice che io l'ho fatta, mancate voi due. Anche Gatto. Vedi, io arrivo qua, sono arrivato davanti all'ufficio di John Scurlock, sì. E non posso fare letteralmente nulla. Però è la missione corretta, perché vedi. Sì, 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 sei nel posto giusto. Sì, sì, sì. Ma prova ad andare via lontano e tornare indietro, magari se hai rotto qualcosa. Ti allontani parecchio, poi torni lì. Vado a prendere la posta intanto. Ecco. Ma sai cosa? Non posso neanche prendere la posta.
neanche la forza. Non posso fare nessun tipo. E non vorrei che fosse rotto il personaggio. Come? Ah, non può neanche prendere la forza adesso. Prova a cucinare, un momento, no. Sai cosa fare? Vedi? Esci e rientra. Ah, direttamente? Ma sai che forse non ti stanno andando proprio i tasti? Prova a far così. Ma non si potrebbe neanche muovere, scusami. Però non gli vanno i tasti di selezione. Non mi va nessun tipo di tasto. Vediamo adesso. Niente, guarda te. Prova a uscire, fai esce dal PC a sto punto. No, vai di esce, vedi un po'. Come? Vai, fai tu. Aspetta che, perché non uso PC da anni. Niente. Che tu sia benedetto. Ma guardate le mie di live, allora. Si sente da Dio. Ma guardate le mie, non quelle di Yotobi. Scemi. Poi Karim fa così 2010. Cioè, ormai basta, dai. Andiamo avanti. Non ho letto che cosa gli ho detto, ma va bene. Vai, John. Allora, e siamo pronti io e te. Manca lui, vedi. Manca lui, adesso vedo se dice uscita, vediamo, però magari si rientra al volo. Io dovevo fare una pipì, però se penso dove devo andare per farla... È un casino. Beh, la faccio nel grog. Non farla nel grog. Poi di là c'è gente che fa le live, le cose. Un casino, gli passi davanti tutto pisciato. Tac, due come gli alluci del pirata senza gambe di legno. Ok. Effettivamente è così. Io ormai sto usando le cuffiette da un po', da un bel po'. E usare queste cuffie non hai idea di quanto vorrei utilizzarvi. Ma perché usate le cuffiette voi termosifoni? Spiegami. Perché per questo motivo voglio morire. Sì, però sentite da merda. No, quelle sono fatte bene, sono carine quelle lì. Poi queste ti isolano di più, ma a me non me ne frega niente di isolarmi, quindi va bene così. Le cuffiette le usano gli incapaci. Voglio essere incapace e felice, però. Posso? Cos'era? Si stanno facendo una foto, vedi che non sei... Sei incapace, sei... Ok, dovrei essere di nuovo... Yes, ti hai rimesso dentro. Cosa hai fatto? Vediamo. Fatto casino? Dove l'hai messa? Nel mio culo la telecamera. Ma sei un cretino. Ma mi metti la telecamera sulle ruote. Era bella qua. Come è finita lei? Allora è perché difficile. Karim si è alzato, ha fatto danni. Era qua. Questo non te lo so dire. Guarda che l'accendo. Ok, intanto è ripartito. Io posso rifare cose. Perfetto, cosa. Vai. No, le luci ci sono, dai. Tutto a posto, via. Tutto bene? Chi sta urlando così? Era Yukali? Ma guarda che sono nel gioco, gatto. No, è Sara che urla, che è nel gioco. Sara? Ma Sara non urla, è impossibile. Ciao. Tutto bene? A posto? Non so, la vedo un po' spizzerosa la cosa, ma vabbè. Ma sarò io che creo problemi, non ti preoccupare. Non si ferma più. È vogliosa di lavorare. Ok, ci siamo? Ah, non sta parlando, perfetto. Sto schimbando. John Murlock. John Titor. Sperando che non torni Karim a fare l'aria. Non puoi metterla in un posto meglio, gatto? Purtroppo il goldone ce l'ha la Roberta. Il goldone? Cosa ho detto adesso? Il goldone, boh. Dai. Siamo studiati. Siamo impari, ragazzi. Ok. Momento. Come disse Peter Griffin, perché sono tornato, vediamo, però non ho fatto niente, volete chiedermi altro? No, prosegui con Skirlock quando hai predisposto tutto, qualunque cosa voglia dire. Voi non avete predisposto ancora nulla? Sto andando a predisporre. Ok, vai a predisporre. E che cosa, precisamente? Credo di aver predisposto, adesso vediamo. Prosegui con Skirlock. Fucina di Tambi, l'Anitra o la Nitra e Vorona Falls, giusto? Others, so bring him enough.
Ma attenzione, dobbiamo prendere dei contratti o sono... Sì? No, 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 aspetta. No, è roba collaterale. Voi cosa avete adesso? No, no, io ho preso quello da Skurlock. Esatto, siamo tutti uguali. Fornisci casse di armi, dice. Dobbiamo andare al punto. Ah, dobbiamo andare lì a 3000? Mi sa di sì. Sì, Però aspetta, ci sono due punti. Tre punti, no, dobbiamo andare in tre punti. Dobbiamo andare a consegnare in tre punti. Consegnare i depositi di armi? Yes. Okay. Possiamo imbarcarci. Ce l'ha detto Skurlock. Saprà ma lui. Aspetta, non conviene comprare altre palle di cannone? Non sono pratico. Ma se ne hai, no. Non mi ricordo, ti dico la verità. Io non so che cazzo dirti, però, ogni volta, Marco, che palle. 10 palle di cannone, direi che siamo a posto. Allora, armi, avete cambiato cannone con quello più potente? Sì. Ok. L'avevo già fatto... Mamma mia, brutto. Ho sbagliato. Vabbè, ne avevo solo una, quindi così va bene. E in realtà quello più potente, però, attenzione, la columbrina, dici? Sì. No, anzi, la grossa columbrina. Guarda che ti perde tantissima distanza di fuoco, attenzione dove lo metti. Io non la metto. È una shotgun, Io non la metto, mi sa, quella lì. Io me la sono messo sul lato destro. Ok. Quindi una conviene, dici? Non è male averla. Lato destro c'è tribordo, corretto? Lato destro c'è tribordo, confermo. Va bene, facciamolo. Tanto Franci credo mi abbia chiesto aiuto. Aspetta. Nella vita proprio. Nella vita. C'è un problema col parcheggio, a quanto pare. Non esiste il parcheggio? Esatto. Comunque i bambini grandi non si fanno accompagnare dalla mamma per andare a lavorare, te lo dico. Allora non sarei venuto. Avrei goduto. Allora. Ma ancora? Sono tornato indietro. Dove sei andato? Ma perché non sei capace? Dai, ti aspetto, grazie alla pedina calda per i 7 mesi. Messaggio da parte da Rob, chiedi se c'è un elemento tipico che devi inserire nel disegno che ti rappresenta come stream per identificarti meglio. Una Saresa. Ah, sì, mi ricordo. Saresa, intanto. Saresa. No, ha già messo il gatto. Ha messo il gatto, direi che serve poi. Ma voi perché siete fermi? Sto aspettando te. Ma se io sono in mare? Adesso sì, beh, sei tornato indietro 7 volte. Andiamo a quello a sinistra, quello a 1600 metri, va? Aspetta, mo sono più distante da voi. Immagino quello lì. Potete mettere il siffettone pirata, effettivamente. Sì, poi non so che cosa sta facendo, è un problema. Tramezzino. No, ma come sbarca? Che orrore. Avere pure lui. Vedi. Vabbè, vi aspetto. Io, gatto, credo tu sia qui. Mi vedi lì sopra nella minimappa? Quello lì è il punto, ok. Come sono la batteria del telefonino? Ma 64%, io quasi quasi una chargeata. Visto che bel power bank, sembra una valigia. Bravo gatto, anzi faccio un applauso con tutto il mio cuore, sai? Che cazzo di cuore c'hai? È grandissimo, ospito tutti. Gatto, stai facendo casino? Ok. Non sto facendo niente. Hai baciato un signore. Non è vero, non è vero. Come cantano forte adesso? Ok. Ma dobbiamo passare dal buco, dici? Aspettiamo il buon Pieduz. Sì, che però andiamo. Mi sono incagliato. Ok, arrivo e ce la posso freno fare. Freno qua io. Ma conviene fare il giro o andare... No, bisogna andare qua dentro, bisogna andare. Cazzo vuole? Cosa vuole questo qua? Ti aiuto.
Ma non lo posso uccidere? Eh no. Ma scusami, ma ha sparato prima lui. Però non ti sta facendo danno. No, non voglio accettare di unirmi al gruppo. Non posso ucciderlo? No. Ma sto scemo. Però puoi contrassegnarlo e magari può succedere qualcosa, non so. Ti vedo, che mi stai impuntellando. Guarda te, ma guarda te. Sa che c'avevi bisogno tutta la mappa, l'ho detto, che... Cosa fai? Mi attacchi? Mi viene richiesta di commercio. Che devi commerciare? Fa vedere. No, non ti do niente. Va bene. Le luci, quanto sopporti adesso? Ma da cosa dipende la potenza della luce così? No, è che quelle più chiare semplicemente sono più... Cioè, il bianco... sì. Io ti invito al gruppo e tu gli spari. Sai che vedo la striscia dei LED nello schermo adesso. Quindi potevi dargli la columbrina. Ma guarda, guarda un po' cosa posso fare. Gatto, vedo seriamente la striscia del LED sullo schermo, io non so. Oddio! Che bello! Ma come hai fatto? Era uno. Eccoci. Vamos. Scusate l'attesa. Ci mancherebbe. Non è che avessimo altro da fare. Viene, so che è sempre fastidioso, però. Senti di è libero, luna di notte, dice questo computer. Io non so su che orario si è settato, ma dice è luna e 22. E invece sono le 18 e 23. Abbiamo ancora un'ora e 40 da passare assieme. Non vedo l'ora, gatto. Dico di salutarti dopo, intendo. È uguale. Andiamo qui. Ma io di non salutarti proprio. Grazie a Fox per i 6 mesi. Grazie per la compagnia. Accettiamo. Altre le casse le dobbiamo aprire, mi devo ricordare. E queste i contratti li prendiamo? O... L'abbiamo fatto. L'ho fatto, bastavo io, quindi. Ah, bastavi tu? No, uno di tre. Ah, vedi? Uno di tre, è vero. No, aspetta, uno di tre perché dobbiamo andare agli altri punti. Mi sa anche a me, sai, perché non... Però devo, mi avvicino per fare la scoperta, però. E come, non posso salpare più? Amici, imbarcati. Ah, quindi basta che uno scende. Scoperta non effettuata. Ah, bisogna... Ma non mi veniva addosso per scoprirlo. Scusa, che scoperta è questa? Scusa. Ma sei sopravvissuto? Sì, sono andato a Verona. Ah, com'è Esprit? È andato a Verona. No, Verona Falls. Certo. Allora, dobbiamo andare a sinistra ora uscendo da qua. Ammazza, ma io c'ho una donna mezza nuda satanica qua, che figo, non l'avevo notata. Se non fosse stata satanica l'avresti trovata figa lo stesso? Sì. Ah, ok. Non generalizzo io. Dobbiamo andare all'Anni Travici. Io vado qua a sinistra, eh. Vado a sinistra rispetto a che? All'uscita dalla grotta. Ok. Ho sentito chiaramente una bestemmia, ma... Vabbè. Ma da dove? Da un giocatore in game? Sì. Ah sì? No, non è vero. Era una parola inglese che sembrava, ma no. Ma hai sentito il microfono? No, è un bot, cioè un dialogo del gioco. Ah. Una parola inglese che ricordavo. E infatti non capivo. Ma questa è una barca piccola. Salutamela. Era una barca piccola. E niente, l'ho distrutta. Vabbè, fuori legge. Comunque se n'è andato a sinistra, ma io ti vedo a 1000 metri. Che cazzo sei? Non lo so. Dove sei andato? Al vasino stai andando? Al vasino? Sta andando al vasino, quello che versa. Alla fucina. La fucina. Allora io vado dall'altro. Però aspetta, non posso scendere qua io. Ah, completa. Accetta, ok. La fucina non serve, si vede. Ok, ne manca uno allora, dai. La mia ste luci sono angoscianti, hanno... Va bene, salpiamo. Qui, non so se vi ricordate, ma è dove avete raccolto la caccia. Gatto, mi sorprendi ogni giorno di più.
incredibile. Spero in negativo. Certo. In positivo saresti mio amico. Ma Fox on a string, non ti ho ringraziato. No, sì. Ma attenzione, chi è che sta combattendo? Siete voi? No. Io per un caffettino me lo farei, se qualcuno me lo propone. Ci è andato il grog, e non credo che i pirati bevessero il caffè così. Lo mangiavano loro. Vedo la polvere, la mettevano in bocca. Ma perché in polvere? Scusa, i chicchi magari, no? Vabbè, lo mangiavano per delle macchinette che non avevano. Lo sai che ha senso quello che dici, Carlo? Masticavano le capsule, mi pare, no? C'erano già, senza purtroppo la macchinetta, no, non c'era l'espresso, però le capsule sono antichissime. No, abbiamo fatto un altro spam, un'altra azienda. Ah, ecco, ho preso della caccia. Peduzzi è qua con me, ecco. Sì. Fratelli da caccia. Attenzione, tu hai già fatto anche la seconda consegna? Vabbè. Sì. Lui l'ha fatta, ma basta che la faccia uno, eh? Sì, infatti. Ah, ok, perfetto. Due l'ho fatti io, adesso l'altra l'ha fagato. L'ha fagato, mo' vediamo. Io comunque sto venendo verso lì. Ma perché la mia nave è pendente di qua? Ok, adesso è meglio. Sarà il vento, no? No, anche la marca proprio. Sembrava stessi cascando in acqua. Non ho capito, la marca di cosa? Guarda, a momenti mi entra l'acqua dall'altra parte. Chiaro che è il vento, ma non è un po' troppo così? Eh no, è così. L'hai mai visto Luna Rossa che gareggia? Delle volte sta su un unico pezzo del catamarano, quando fa le curve. Segui Luna Rossa, non far casino. E come? Mi hai chiesto se la seguo io? Non ti ho detto se la segui, ho detto se l'hai mai vista. Non è che devi essere fan per sapere una cosa. Non sono fan delle Formula 1, ma so che ci vanno con le macchine a farlo. Quello lo sai, vabbè che c'è. Allora, che veicoli usano per fare vela? Le barche. Chiamate? Le vele. No, i catamarani. Bravo. Vedi che le cose le sai. Certo, io guardavo, guidava il catamarano Seth Cohen. Allora. Non più. Non credo. Un pilota a caso di Formula 1, Rubens Barrichello. Non credo ci sia più, ti dico la verità, Gan. Perché è morto? No, non c'è nel... Michael Schumacher. Anche lui c'ha altri problemi, diciamo. Lewis Hamilton. Eccolo, lui sì, lui ci sta. Che è della Ferrari. Adesso sì, dall'anno prossimo in realtà, ancora no. Però adesso in Mercedes. Io te che ti giri verso di me perché ne so meno di tutti, quindi... Ne sono un sacco anche di basketari. C'è Kobe Bryant? Non c'è, in questo momento, anzi, per sempre purtroppo non mi ci far pensare. C'è LeBron James? Lui c'è ancora, effettivamente, c'ha 90 anni, ma c'è Shaq. Ancora. Lui c'è a bordo campo, diciamo. C'è le manone, Shaq. Sto simpatico. Che poi mangia le cose piccanti. L'hai visto i video di lui che beve dalla bottiglia di plastica e la prende con due dita? Ma l'hai visto lui che mangia il piccante e fa... E poi chi c'è? C'è Michael Jordan? Huh? Sì. Uno post 2000 ce l'hai o... LeBron è post 2000. Kobe Bryant. Kobe è prima, però LeBron è post 2000. Come è prima? Credo abbia iniziato a giocare nel 90 qualcosa. Sì, Bryant. Ma io non lo seguo dagli inizi, conosco. Adesso non lo segui comunque. Mi fermo qui perché questa è una live che non ci riguarda. Esatto, aperto. Però avrei avuto una risposta molto sagace. Lascia perdere. Ah, dobbiamo consegnare. Sì. Aiuto. Che? E sono andato contro qualcosa o qualcuno. Ho visto tutto. Sì, cosa sta succedendo a me? Sono nelle frasche. Aiuto? Vabbè, torno io, No, mi è finita la benzina, gatto. Poi conosco Scottie Pippen. Mi è finita la benzina. Adesso posso. Scottie Pippen che giocava nei Chicago Bulls. Insieme a Michael Jordan. Dimmene un altro di quella squadra. Dennis Rodman. Bravo, bravissimo. No, ma non c'ho più la benzina, gatto. Come faccio? Cos'è che non hai? Non va. Aspetta un attimo. Perché è gialla la guava lì?
No, sei troppo pesante. Non ti sei svuotato la casse? Vabbè. Ma assolutamente no. Cosa butto? Ma no, devi andare alla cassa a svuotarti lì. Ma quindi mi devo fare tutta la strada. Ma fino adesso potevo andare, perché adesso no? Avrei raccolto qualcosa. Butto i cocchi. Come si buttano? Carica. Test per la cosa senile passato. Beh, intanto uno che mi scrive la cosa senile. La cosa senile è bellino, eh. Dovresti farlo tu il test. E io di sport ne so un sacco, ragazzi. Sono molto ferrato. Non credo, però. Conosco anche Power, ex membro dei Fnatic. Va bene. Mi è dispiaciuto che abbia lasciato... Ma lui ha lasciato gli sport in generale? No, credo abbia lasciato i Fnatic. Adesso magari anche gli sport, no? Perché? No, non lo vedo da un po' competere. Si è fatto lui la sua lega, tra virgolette, di Fortnite, mi pare. Cioè, non è una lega, ha fatto dei tornei. Però non so. Lo seguivo agli inizi, adesso... Anche lui. Poi conosco Alberto Tomba. Vabbè, gatto, veramente non ce n'è uno. Hai detto solo Hamilton, praticamente. Pantani. Ecco qui, anche tutti quelli tra l'altro in salute. Devi prendere Schumacher, Pantani, Kobe Bryant, cioè, veramente sei andati a cercarli con Lumino proprio, vabbè. Cipollini almeno in vita, a santo cielo. È morto Pantani? Pantani è morto, gatto, ma tipo 10 anni. Sì, ma anche tragicamente. Sono ancora delle indagini. Sì, una situazione non chiusa, anche a livello proprio di. Ci hanno fatto il documentario anche. Non l'hai seguito a quanto pare. Non l'ho visto. Ma io me lo ricordo ai tempi, Pantani. Adesso non sapevo fosse morto. Cioè, sapevo del doping, della droga. Morto ancora che gareggiava. Giocava. Vabbè, giocava. Ruba mazzo. Ipotesi di suicidio, se non omicidio addirittura. È vero. L'hanno fatto... Etologia. Come il Pacciani. Sì, è vero. Vabbè, gatto, io veramente... Io non so che dire. Vabbè. Ragazzi, tornando però a bomba, cosa diavolo stiamo facendo? Dobbiamo consegnare le letterine a quello di prima. Ah, ok, quindi è tutto. Sì. È tutto aleatorio. No, però sono entrambi morti. E è possibile, sì. C'è entrambi la possibilità dell'omicidio. Ma no, anche no, rima, allora c'è la possibilità che uno l'abbia commesso e che l'altro l'abbia subito, però. No, ma anche Pacciani pensa che l'abbiano ucciso. Addirittura. Sì, è vero. Tutta la storia. Perché lui è morto per via dei farmaci. Ok. E gli ha dato un dottore. Morto pure lui. E trovato sul fondo di un fiume. Io mi sono informato pure su Pacciani perché è interessantissima quella storia. Ma siamo davanti a Ubisoft Italia. Non parlerei di Pacciani. Andiamo avanti. Un saluto. Meglio, a parte il fatto che gli ho raccontato una cosa che non sapeva, non è che ho detto chissà che. Assolutamente, cioè, anche io non ce la faccio più, ragazzi. Allora, andiamo di qua. Dov'era John Titor? Come si entrava? Di qua era. Poi storia italiana, abbia detto che sì. No, ci mancherebbe. Ma poi su Pacciani ero davvero disinformato. Sì, vabbè. Bene così, dai. Vabbè, cultura generale. Certo. Un piccolo riassuntino anche del caso Garlasco di Avetrana. Puoi fare sai che Garlasco non mi viene in mente? Avetrana, miseri. Ah, sì, è perché è lo stesso posto. Hai ragione, sì. Lo stesso programma. No, lo stesso posto. Non è lo stesso posto, Garlasco e Avetrana. No, ok, allora mi sto perdendo. Cos'è? No, uno è miseri. Garlasco era. Guarda che ci stanno venendo a sgridare. Sì, tutto a posto. Posso prenderti un caffè o è una cosa... Se si può, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Un saluto al signor Ubisoft, vuoi venire a salutare? Non vuole venire a salutare. Ha chiuso completamente, va bene. Mentre parlavamo di Michele Visseri, siamo stati fermati. Comunque.
Io cercherei gli agenti francesi e ucciderei tutti. Io la madonna, mi sembra una roba un po' esagerata. Se c'è un caffè. Se no, si può, non ti preoccupare, non... Ok, grazie. Bravi, bravi che avete chiesto il caffè. Tu gli avevi chiesto? No, perché non lo bevi. No, lo bevo, chi te l'ha detto che non lo bevo il caffè? Pur essendo fatto da Ubisoft è totalmente antifrancofono. Forse per quello. Forse per quello, fa un'autocritica. Ma credo che comunque ai tempi la Francia comunque... Sentiamo l'altra cagata, ragazzi. No, minchia. I francesi con gli inglesi, insomma, all'epoca. No, è vero. Ma i francesi, no, i francesi non avevano i corsari, erano inglesi. I corsari. Gli inglesi. Inglesi. Per fregare gli spagnoli. Gli spagnoli, ok. Era tutto magna magna. No, io il mio massimo di conoscenza piratesca però è ferma a One Piece, quindi non posso... Che tanto, mi sarebbe piaciuto un abbigliamento un po'... Vabbè, vi trovate voi due. Perché ha detto qualcosa negativo ai manga, allora... Ha detto One Piece, tu sei fan... Certo, già, ci mancherebbe. Ma aspetta, mi ha detto che devo comprare della birra adesso. E comprala, che vuoi da me? Aspetta, vediamo. Scusami, perché dovrei essere... No, rupa la birra! Ai francesi! È il beer party! Dobbiamo rubare la birra ai francesi. No, ma veramente? Ma siamo lì, cioè, adesso è stato buttato così in cacciara. E vedi, la invece... del gioco. Cioè, bisogna rubare la birra ai francesi. Esatto. Come è una festa. Sì, sì, sì. È come il tea party, ma con la birra. Sì, sì, sì. Si chiama beer party, tra l'altro, potevi dire. L'ho detto, ma non mai sentito. Okay. L'ho spiegato. Vedi, e però ti trai. Ecco perché ho detto dobbiamo comprare la birra. Ti dice acquisisci. In realtà gliela devi rubare. Se leggero. Dici che fanno un po' i furbi. Guarda. Svuotati le tasche tu. Come si fa? Anche tu. Andate alla cassa. Gestisci carico, gestisci carico. Ma che cassa? Attenzione. Allora, c'è una cassa, un logo di una cassa qua. No, non da qua. Ok. Non ma qua c'è il magazzino. No. Forse non lo anche fa. Da lì? Gestisci carico, c'è il magazzino. No, sì, forse anche dalla nave lo puoi fare. Ok. Ma che ne so io, gatto. No, perché c'è, in realtà c'è un deposito a parte e mettete giù tutti i materiali. Allora, vediamo. Non serve niente di questo, le palle serviranno. Ho detto perché, i materiali. Ma perché i materiali creano peso in barca, eccetera. Certo. È meglio averli a parte perché tanto te li utilizza per craftare. Vedi che lui l'aveva già svuotato. Guarda là che bravo che è. Certo, ma chi gli ha detto di no? Ci mancherebbe altro. Lui cioè, si deve sentire assolutamente libero. Set da marinai filibustieri. Libero di svuotare. Certo. Ah, mappa del tesoro che però non ho assolutamente voglia di... Io ho 87 cocchi, secondo me non mi serviva, però... Li puoi cuocere. In cucina, immagino, sì. Poi magari mi attrezzo, dai. Va bene, salpiamo e per andare dove? Salpiamo per andare a rubare la birra ai francesi. Ah, madonna, mi ero dimenticato. È una roba veramente... Certo. Più che altro non mi dice dove sono questi francesi. Ah no, ma... La questa in realtà... Non lo la... dire così, però. Questi puoi trovare la birra sulle navi mercantili francesi che percorrono le rotte commerciali. Ma io che ne so di dove sono. Gatto, ma la caccia quindi non serve più, la posso depositare? Ma sei ancora lì? Beh, sì. Sì, certo. Tutti i materiali. Dai, salpiamo. E dove sono questi? Ah, rotta di fornitura. Ok, dobbiamo trovare la rotta, immagino, della birra a questo punto. E come dicevano ai tempi, chi è che parla? Mi sta parlando una francese. È suonato, ragazzi, non lo so. No, cos'è che ha detto? Scusa? Mi ha parlato una francese a me. È completamente impazzito, io non lo so. Io non sento niente. Ma è una citazione, mi è sfuggita questa. Ah, ecco qua, trovata. Ok. Come? Questo. No, hai trovato la rotta dei francesi? Yes. Okay. Adesso l'ho segnata. Si vede che è Veneto. Ma che dici? Ma con chi parli? No, te dico, si vede che è Veneto, gatto, bravo.
un complimento. Ma cosa c'è? Perché... così, grazie. No, a posto. Ma sei matto? La scusa, volevi tu i miei... No, grazie. Non li ho toccati. Anzi, sì, quella lì... No, quella, la vaschettina bianca. No, ho appena rifiutato altro grog, ragazzi, quindi non... è buonissimo. No. Gli ha rubato il cibo, ragazzi. Grazie mille. Ha rubato altro cibo, io non ce la faccio più. No, questo no, sono a posto in realtà. Perché sto bevendo tanta acqua, più che altro. Ma vabbè. Grazie mille. Ma io non mi posso riparare la nave? Hai finito le cose? Ma attenzione, ma perché i materiali di cui ci siamo sbarazzati non servivano a riparare la nave, vero? Ok, perfetto. E perché non posso più ripararla, però? Vedi che... Non lo so, non ho gli occhiali, non leggo. Cosa c'è scritto? Lo dice che te la stai curando, là? Ma guarda... No, è perché mi dice che serve a quello, ma non... No, non lo fa. Ah, 60 secondi forse. Boh, vabbè, aspetterò. Non ho capito, poi vedremo dopo. Come va col panciotto? Che ti serviva a riempirlo, tra l'altro. Dopo i 47 tramezzini e la salsa spettacolare, però. Ma tramezzini ce ne sono ancora? I tramezzini? Sì. Dopo magari... Io non ho mangiato prima, eh. Ah, ok. Io sono arrivato già mangiato, ma li ho assaggiati. Li hai rubati, fatto bene. Sì, sì, sì. Però. Il gatto è veramente un animale terrificante. Ma non ho capito, ma cosa vuoi? Tu i tramezzini, sicuramente. Erano piccolini, erano. Sì, ma già di 14, anche se erano piccolini, comunque. Ah, quindi perché erano i tramezzini? E tu sei veneto, corretto? Sono e quindi hai affinità con quel tipo con di alimentazione? Sì. Io mangio le cicchette e tramezzini. Beh, ma io, guarda, ho vissuto a Venezia 2 mesi, mi sono nutrito esclusivamente solo di quello. Allora, visto che la differenza di dimensione c'era rispetto a questi. Sì, sono molto più grossi. Quelli... Erano buoni, di buona fattura, perché in realtà no. Buona qualità, però erano piccolini. No, erano più piccolini, ma anche più bassi. No, per quello erano meno ripieni. Sì. Grazie Gabriel, perché... Che cosa? No, non Marche, su che cosa? Su tutto, penso, di tutto quello di cui abbiamo parlato. Cosa dobbiamo fare? La birra? No, cos'era qui? Sì rubare adesso, questa era la missione della cacciara proprio, cioè vai a rubare la birra. Esatto, adesso stavo bevendo un goccio d'acqua. Saccheggia. Credo di star saccheggiare... Grazie mille, perdonami, non te l'ho visto. Sto saccheggiando gatto. Gentilissimo. Ok. E che con le cuffie non sento. Che paura. Comunque io vado veramente lentissimo, è incredibile. Se non lo vedevo con la coda dell'occhio era impossibile. Grazie mille. Che ragazzi, uomo straordinario. Di birra. Scappate. Vabbè, gatto lo rimarrà tutto. Qui. Presa. Sono 4 di 5. Tu quanti ne hai? Anche tu 4 di 5. E l'ho presa io. Anche io. Ragazzi, io voglio farvi notare che sono 2 missioni che sto vivendo di rendita. Vabbè, ma non è un problema, cioè non mi dispiace per niente. Io l'ho fatto bevendo, cioè preparando, mettendomi lo zucchero nel caffè. Né niente, non va. Sto giocando solo io, mi state dicendo. No, ma perché attenzione? Perché ho sempre problemi di stamina, non capisco come mai. Nella vita però. Sì, anche nella vita, ovviamente. Ma io tantissimo. Allora, manca uno di birra però, eh. Arrivo. Scendo in campo. No, queste citazioni a chi so io non è caso di chi farle. Chi sei tu? Madonna. Mi stanno spaccando la faccia e non posso curarmi. Togliti dal cazzo, ci penso non io. Non posso curarmi. Ma perché non Mamma posso che danni che gli ho fatto a questi mentecatti. Cazzo, non li ho presi. Vai, abbordali. E allora? Gli rompo le cose. No, non uccidermeli questi, che me li devo abbordare. Perché non posso riparare? Ma dai, ma non riesco. Ma sti stronzi. Non riesci ad abbordare questi? Però li ho attaccati. Ma dai, ma cosa c'ho? Gli attacchi finti?
Io non posso riparare, quindi non so. Ma era uscito un timer? Cos'è quel timer che abbiamo in alto? Ah, io non posso siamo neanche abbordarli. Siamo usciti dalla zona di saccheggio, aspetta. Dobbiamo tornare nella cosa gialla, ragazzi. La peppa. Esploso. La peppa della peppotta. Tornate nel coso giallo. Ok, ci sono. Ma non l'abbiamo fatta? No. Aspetta, io sono fuori dalla striscia dell'alcol, della birra, quel diavolo che è. Beh, fai bene, insomma, fai una brutta bestia, finire in quel circolo lì. No, ci vuole, importante. Pericoloso. Comunque abbiamo da consegnare. Il Veneto è un problema lì, però. No, io devo rifarla, ragazzi. Perché? Perché sono morto. No, dice zero di... Ma no, scusa, non basta che la facciamo noi? No, a lui no. A te l'ha data? No. Fermi il grilletto, vediamo. Cioè, questa cosa che io premo il grilletto e non mi esce la missione. Ah, ok. No, sì, zero. Comunque a me non funzionano i kit medici. Io ne ho 9. Ma com'è possibile? Boh. Perché hai sempre tutte queste abbondanze di... E non mi posso curare neanche io, effettivamente. Sai? No, ma attenzione, io non posso sparare. Ma perché? Ma siamo matti? Perché ho finito le bombe. No, le ho scaricate. Ah, uccidili tutti, dice qua. Vabbè, è andata così. Sto arrivando da voi. Mazza, l'ho sfondato. Ma la birra dove l'avete presa prima? Perché io l'ho presa distruggendo. Ma perché non mi posso più curare io? Neanche io mi posso curare. Neanche io posso curare. Vedi allora che... Allora, attenzione, io non posso curarmi e non posso neanche più sparare. Siamo arrivati a questo livello. Io sparare posso sparare, non posso curare. Ma tu hai finito le bombe, vedo che non puoi fare. Però io le cure ce le ho, ne ho 9, vedo. Attenzione, cos'è successo nello specifico? Avvio saccheggio. No, hai risolto. Io sto facendo danni. Ma ho ancora 0 di 5 io, ma com'è possibile? Non si attacca. Secondo me la missione è completamente compromessa. Birra 1 di 5. Io sto facendo per l'albor. Danni e basta, non sto capendo. E mi servono altre barche perché sennò non posso fare. Eccolo lì. C'è una cosa da saccheggiare lì. Ma quel tesoro, no, okay, quello scrigno, intendi? Sei a posto tu, ok? Sono a posto, sì. Tu no? No, ovviamente, sono sempre indietro. Perché deve distruggere le barche. Ok, aspetta, ce l'ho. Ce l'hai? Allora andiamo a consegnare. Consegniamola. Ma non è che forse non possiamo curarci in questa zona qua? Andiamo via? Ma lui non poteva neanche prima, però. Io non potevo neanche prima, è vero. Beh, magari neanche io non ci ho provato. E però perché? Perché questo... È strano. Questo vincolo. Vabbè, torniamo. Uccidi tutti. No, andiamo via. Andiamo via, sì. Vabbè. Secondo me c'è tipo partito un raid, eh? No, però vedi che dobbiamo rientrare? Ah no, saccheggio interrotto e torna in zona. Eh no, perché Peduzzo non ha finito. No, ho finito, abbiamo finito tutti. E allora cosa? No, dobbiamo distruggerli allora. No, secondo me il saccheggio termina, fine saccheggio, a posto. Consegniamo. A me dice torna in zona. Anche a me lo dice, però. No, io c'ho torna in zona. Aspettate la fine del timer. Aspetta, non volevo bloccarlo, scusate. Allora, esco da qua. Ma perché non mi posso curare? Ne ho 9. Anche tu avevi una cura. Cioè, ce ne ho. È strana sta cosa. Fine del saccheggio, ok. Attenzione, io ho ancora 30 secondi. Volevo fine dire, del saccheggio. The Mark fai schifo. Va bene. Posso essere d'accordo. Fammi un attimino vedere. Ripara. Salute al massimo. Però scusa, gestisci carico. Ah, questa è la birra. Quale so adesso? Guarda che ce l'ho. Chiedi per riparazioni. E ne ho 9. Io ne ho 14, ma non posso riparare. Quello è il discorso. Ah, io ne ho 10 e 9. Ripara una piccola parte dello scafo della nave e ripara una minima parte dello scafo. E ce n'è un botto io di cure. Non so.
Ma quindi come facciamo? Cioè, come faccio a curarmi? Ah, io l'ho niente. Curata la... Ma tu non riesci nemmeno a tornare al porto? Io sono al porto. No, no, lui. Anch'io. Sono okay, arrivato basta. Allora arrivo anch'io e vediamo poi se si sblocca. E consegno la birra. Come si fa a riparare la barca da qua? Cioè da sceso? E ripara la nave. No, quando vai sulla... Ma non lì, sei andato... No, la missione, questa è la missione. È certo. Sto finendo la missione prima. Yo-ho, yo-ho, a pirate life for me. A posto. Allora, la birra a scurlo... vediamo magazzino... No, vabbè, iniziamo a consegnare la birra. Comunque dalla... anziché fare salpa, gli dici ripara la nave, hai fatto. Buonasera. Allora, andiamo verso là. You bedaz a hardy one. Emma? Now, there won't be any tales told of this feat. But you brought me a good and honest haul, Cully. And my men inspected the goods. Buonasera. Manifest, a little seed of rumor. One that will sprout very ci sono soon. Problemi tecnici. Something huge is coming. The man of war, an invasion force, a plague ship, doesn't say. The Compagnie has plans in motion, and we are blind to them. Continuerò a fondare navi della compagnia francese in cerca di risposte. Madonna. Mere captains won't know what's coming. Ha un retrogusto particolare questo caffè. Legnoso. Non è male, però. Press my boot down harder on their grimy snouts. Rats care too much for their own skin. Should my agents provide any more? Alla giunta. Una gamba di legno. Ma secondo me tutta questa faccenda qui abbiamo dovuto. Microfono, non ti sento. Perdonami. No, colpa mia. Dimmi. La faccenda che abbiamo dovuto svuotare la nave non ha in qualche nessun modo pregiudicato le cure, eccetera. Perché l'ho proprio svuotata di tutto. Ah, di tutto? Sì, bastava togliere solo i materiali, in realtà. Però io ce li ho. Allora mi sa che per quello. No, perché io ce li ho. No, perché tu avevi i materiali, ma avevi anche le cure a bordo. Certo, e non mi curava lo stesso. Ah, caspita. Get that convoy. And New York. And those French. Mia, ce l'hanno su quei francesi, eh? Guarda che miseria. Off you go. Vabbè, raggiungiamo la presunta posizione della Royal Lewis. Tutto ecco bene? Cosa sì. Succede? Posto, tutto bene. Sei sicuro? Mi devo preoccupare? Io mi sono preoccupato, eh? Ma dobbiamo andare lontanissimo. Aspetta, cosa volevo fare io? No, niente, le cure ce le ho. Non le a me sono sempre nere, sempre scure. Non si possono usare. Ah, gestisci carico, io ce le ho. Ah, no, aspetta, c'ho anche un cannone lungo. Adesso mi ha dato un cannone lungo. Cioè, quindi ogni volta che dobbiamo riparare la barca dobbiamo tornare qui, se no non si può riparare. Allora, è strano, però. Prima l'abbiamo riparata tutti, almeno una volta. Ma certo, ma io ce le ho, guarda, ho 9 cure, riparazione 2, e 10 cure, riparazione 1. Io ho quelle lì, ne ho 14. Io ho già subotage per i 4 mesi. Vado verso il punto. La luce! Ragazzi, è molto bello il gioco, mi sto divertendo. Allora, gestisci nave. A sto punto armi e davanti mi metto quello lungo. No, ah, eccolo qua. Fa okay. Più danni, ci mette più tempo a ricaricare, però ha una distanza di fuoco di 7 anni. Vi aspetto qua e via. Impossibile rimuovere. Attenzione, non è che non potevamo riparare la nave perché non avevamo soldi? No.
No, perché per esempio io adesso non posso ripararla dal porto, però. Ma non è al massimo. Ok, perdonami. Però è strano, guarda, adesso mi dice impossibile rimuovere la columbrina, riprova più tardi. Non è che c'è qualche problema di server a questo punto? Ma mi fa strano che funzioni solo con le cure, però, cioè, cosa vuol no, dire? No, anche che i cannoni, vedi che non me li fa cambiare? Non ti fa cambiare i cannoni. A te fa mi cambiare. Vediamo. Perché io davanti mi volevo mettere il campione. Teoricamente, sì. Ma che l'ha fatto? Ma, e io? Prova a uscire e rientrare? E non posso! No? No! Usti. A te li fa cambiare i cannoni? Ma... Provo un Alt F4, vediamo un attimino. Grazie Sabotage, ho ordinato il grog per Mark. Vediamo se riesco a rientrare al volo come hai fatto tu prima. Quasi proverei anch'io. Torno un attimo al menu principale. E magari tu non riuscivi a curarti perché non avevi le cure. Sì. Infatti io non riuscivo a curarmi probabilmente per problemi di lag e tu lo sono finito anch'io per sicurezza. Okay. Mi cerca la roba. Ho visto che la roba mi ha dato una foto. Abbiamo messo in ordine di altezza. Io non so chi sono, ma immagino il più basso. No, non ci sei. Siamo io... Ah, ho fatto i quattro capitani, vabbè, allora ok. Ok, ci sono adesso. Va bene. Io vado... Allora, aspetta, per unirmi è Shift F2. Io vado in bagno, e intanto che voi faccio dentro e fuori. D'accordo. Vai, vai. Perché anch'io dopo facciamo un giro di bagno, poi. Cioè... Io sono a posto, però... Sì. Sì, per adesso sì. Fammi... Cioè, rinvitami se riesci dopo. Mi sto riconnettendo, spero che... Si riattacchi a lui? Io con ste cuffie mi viene mal di testa. Grazie subito. Ricky per i 9 mesi. No, mi sa che sono le luci, eh. O anche, sì. Vuoi unirti? Sì. Yo ho, yo ho, a power life for me. Un grande. Ma io non ho gli occhiali, Elisa. Elisa non aveva colpa di questa cosa. Sì, vado a fare la pipì tra poco. Grazie. No, sono a posto. Sì, sì. No, grazie, tutto a posto, grazie. Ma lui non glielo chiedere. No. È così perché gentile. Chi se ne frega di lui? Cioè, sono... Il grog? No, che piaceva a gatto. Il grog. No, non è vero, vuoi il mio? Vieni. Non mi fa impazzire, ho bevuto 2 sorsini, ma proprio non è... Una candela. La live finisce alle 8. Ecco cos'era la cannella. A me la cannella fa vomitare. Sì. E ti riunisci? Mi puoi invitare? No, devi fare continua. Per quando ti unisci? Dai. Ah, ma sì, dal gioco. Ma guarda te, guarda. Arrivo. Ah, sono ancora il capo, tra l'altro. Ecco, vedi, l'ha messo. Così non mi rompete più l'anima. Di questo gioco. Ti ha invitato a una partita. Yo ho, yo ho, a paralife for me. Il tuo pirata col naso rosso era perfetto, secondo me. Perché? Per tanti motivi. Quale vuoi sapere? Perché deve essere ubriaco, non ho capito. No, intendevo proprio come un clown. Per due motivi. Uno perché sei un clown, e due perché citavi Buggy il clown. Di One Piece. Unione alla sessione non è riuscita. È uscito Dodo sotto letto. Riprova. Adesso vediamo un attimo. No, in realtà dice che ci sei. Cos'è che ho detto, scusa, di Buggy? No, ho detto di un che Buggy? Che di un Buggy? Buggy clown, sì. Di One Piece. Con naso rosso. Almeno eri Buggy clown. Ma con me non funziona.
Sono Dennis Rodman. Ma che cazzo stai dicendo? Personaggio sto dicendo. Con il naso rosso tu potevi sembrare vagamente Buggy Clown. Ah, ok. No, da come l'hai detto sembra che io avessi fatto... Ti ho anche indicato lo schermo, scusa. Ti ho anche indicato lo schermo. Indicare? E lì lo indico così. mi sembrava chiaro come discorso. Beh, sei suonato. Ma non c'è più il nostro peduzzone, però. Eh no. Andato a fare pipì. Eccolo qua. Ma ecco. Da dove sei sbucato? No, ma io ci voglio passare davanti a multiplayer. Vado a fare la pipì. Vuoi fare la pipì davanti a multiplayer? Non ho veramente idea. Tagga la Robby e di che ci ha messo in ordine di altezza. Immagino fosse l'Ale. Ah, e giustamente tagga anche gli altri. Eh sì, è l'Ale, ne parlo. Sei fica. Eccoci qua. Sì, sì, faccio una pipì anche io. E tu? Dai, io tanto leggo la chat. Spero. Metto gli occhiali. Finalmente avranno del vero intrattenimento i tuoi ragazzi, eh? Eccoci qui. Amici, ditemi tutto. Sono qua... Ho su detto che non mi sento. Ho detto dicemi. Ecco l'intrattenimento che volevate. Vabbè, il mio è un altro tipo di intrattenimento. Vai, un piccolo Q&A, ragazzi, forza. Non su di me. Chiedetemi tutto di gatto, vi rispondo. Chi è questo qui? Vabbè, mi stanno facendo vedere delle mie foto terribili. Finalmente soli con il capo, ragazzi. Non sono il vostro capo, non sono il vostro niente. Basta, mi tolgo le cuffie perché non ce la faccio più. No, il microfono è sulle cuffie, questo vedi. Sono poco intelligente. Ciao Marco, ti sei ripreso dopo questi giorni? Mi sono ripreso al pelo, cioè ho ancora un po' di debolezza, ma sto bene. Se tolgo le cuffie come fai a leggere la chat non significa niente, ragazzi, Chi è il più Marco dei Marco? Marco? Certo, Ale. Che discussioni sono. Alessandra, tu stai bene? Ormai sei diventata una streamer. Sei fortissima. Io tra l'altro ancora non ho salutato Lino in tutto ciò, non l'ho mai visto ancora, ed è di fronte a me, Raff, smetti amore, questo potete chiccarla, Francesca, non c'è problema, senza problemi. Guarda che c'è Gabriel che ti spara come un cecchino, qua mica la nostra chat. Ma dove vi trovate? In Veneto? Sì, sì, Serese. Sentate ciò. Manum, chi sei? No, questo è milanese, non c'è da dire. Salutalo al volo come fai con Esprit. Ma chi? Chi? Ma aspettate, ragazzi. No, butto giù la telecamera di casa. No, non vengo lì. Non mi potete vedere. In realtà mi alzo, faccio così. Eccoci. Però mi sentite anche da lì, non è il caso. Non voglio togliere le cuffie. Mi ci sono affezionato ormai. Chi è che cammina? Che paura. Dimmi. No, pensavo fossi arrivato col personaggio che ho sentito dei passi. Non so più dove sono. Possiamo rinominare il canale? No, io non c'entro niente con questo. Cioè, sì, c'entro in quanto... amico di vecchia data, anche se non lo dovete dire, ragazzi. Maledizione, questo capo. Da multiplayer gli stanno facendo domande su quale tramezzino era più buono. Ma gatto è veneto, li mangia tramezzino. E ce ne saranno ancora i tramezzini? Dopo, io ne voglio mangiare almeno uno. Almeno uno lo voglio mangiare. Io a questo punto vorrei addirittura cenarci con quei tramezzini quando finisce l'evento. Secondo me si può fare tranquillamente questa cosa. Sì. Tanto ogni tanto mi giro verso Franci perché abbiamo dei problemi con la macchina. Posso un tramezzino anche io? Cog, mi sento di dirti di no, per questioni logistiche.
te lo darei volentieri. Sempre, stiamo parlando sempre tra mezz'ora. No, l'evento è a Milano, adesso non vi dirò la via, abbiate pazienza. Qui l'unico vero capo è Gabriele, non conosco nessun Gabriele, tada. Gatto parla della birulina. Ancora sta parlando della piscia? Ma perché deve parlare sempre delle sue urine? Delle... Al feticcio? Al feticcio, gatto. Ma sai, ogni gatto, sai. Ma ognuno ha le sue parafilie, poi. Ci mancherebbe. Di nuovo prima che mi butta fuori dal server. Guarda, mi metto davanti a gatto. Aspetta, non riesco. Vediamo se riesco a posizionare. No, perché lo manda in trasparenza, vedi? Se no lo coprivo col mio corpo. Faccio gli scherzi dietro. Eccoci qui. Guarda, uno di fianco all'altro. Gatto ha finalmente raccontato la storia della sua urina. Adesso è contento. Oh, ma quindi lui ancora non ha urinato? È andato adesso. Ma è tanto che manca. No, perché è andato da multiplayer a urinare. A parlare delle sue urine. Sì. Vabbè, no, quello poi ognuno. Beh, ognuno fa le sue cose, certo. Sì, con gioia e serenità. La roba è triste, eh? No, la vedo. Se mi affaccio, la vedo. Chi sta facendo? È gatto quello lì. Ragazzi, quanto mi fa ridere Karim che sembra una massaia. Deve battere i panni al fiume adesso, deve andare. Potete dire a gatto che a Karim che è brutto, per favore? Ditegli che l'ha detto gatto, però, eh? Ci mancherebbe. Che fa questo qui in mezzo? Si è messo in mezzo a noi. Eccomi qua. Allora, è una massaia di Voghera, allora. Sì. Ho delle informazioni, delle notizie da darvi. Hai proprio parlato della tua urina multiplayer. Sì. Ecco, questo lo sapevo. Ma ci sono poi... tramezzini? Anche i tramezzini, allora, lui era interessato ai tramezzini. Ho parlato anche dei tramezzini, sì. Veramente? Ne ho parlato. Ma non ne arriveranno, ci sarà un... Allora, intanto due informazioni. La prima è che c'è un bagno molto vicino qui, quindi non serve andare a fare... Sì, andato qui tu? Sì. Perché noi pensavamo di dover andare in fondo, invece ce n'è uno qua. Fai il giro. Primo. Secondo. No, scusa, vai. Dopo le cose, esattamente. Secondo, sta per arrivare un altro vassoio. Con cosa? C'era dell'uva. No. Senza semi, spero. Spero anch'io. È stato il mio stesso pensiero. Vedi. C'era dell'uva, una roba, non lo so, sembrava tipo patatine speziate, ma non ne sono sicuro. E che ho visto di sfuggita, non volevo fare il guardone, ma arriva a breve perché ne hanno una cinquantina pronti praticamente. Beh, quindi seconda tranche della descrizione di cosa mangiamo. Cosa mangiamo oggi? Dico lo spam. Oggi proprio la giornata. Di tutto tranne che... Abbiamo giocato, dai. Abbiamo giocato. Ancora giocheremo, mi sa. E li ho visti, c'era anche un buon profumo. Sì. Ma era più roba dolce o roba salata? Cioè, ma era roba che non c'erano tramezzini. Non lo so. Lui ormai vuole i tramezzini. Però devi andare di là purtroppo per i tramezzini. E l'unico modo è passare davanti a multiplayer. Ma perché ce ne sono? Da quanto ne so, sono avanzati alcuni. Però. Poi se vuoi andare da multiplayer a parlare delle tue feci, visto che già delle urine abbiamo parlato, vai pure. Ma poi sicuramente loro saranno felici di accogliere questo tipo di discorsi. Avevo capito, sono quelli del cortocircuito. C'è un vassoio da queste parti? Ecco qui, sul computer, pensa che è maleducato sto ragazzo. Vergogna. Esatto. Ho capito, non spazio. Pessima figura, prima gli hai chiesto il caffè, t'ha fatto un muro, t'ha fatto un gestaccio brutto. Tanto non sono venuto a sedermi lì per intrattenere, sono stato comunque qui con la sedia vuota. Ti dà fastidio questa cosa? Sei proprio un uomo di merda. Non questa secondo me era proprio un'overreactata senza senso. Volevo una frase sagace, non lo so Alessandro, non lo so, ho visto adesso un messaggio che arrivano dopo. Non ho guardato il colore della mia pipì, così voglio dare questa informazione. Bellissimo questo. E lo portiamo via, ormai l'abbiamo leccato.
Io no, però... Ma neanche io in realtà, però diciamo di sì. Allora, cosa, sì. Cosa dobbiamo fare qua? Dobbiamo mangiare adesso. Non si aspetta? Se porta... Poi ti portano il bastone e ce l'hai sulle cosce, io ti ricordo. Allora aspettiamo. Io non ho problemi, però tu sì. Un attimo, dite. Aspettiamo 5 minuti. Guarda, guarda che lì ci sono. Non ho gli occhiali. Curolili hanno portato il vassoio. Allora aspettiamo un attimo. Ho sbagliato. Un'altra signora, un'altra ragazza. Però. Un'altra signora. No, senso, aspettiamo un attimo. Che se ci portano a mangiare, ci rifuciliamo. Sentite ancora Marino. Una volta. Tramezzini, vado a comprarmeli. Tramezzini. E lui vuole i tramezzini, dategli a lui. Io li otterrò questi tramezzini. Cioè, no, sì, ma ti vedo bello che... No, è tornata la casalinga, eccoci qui. Andate a mangiare poi? No, arriva. Non ce lo porto. Ha detto inizio che bisogna andare. Ma guarda che ho visto portare dei vassoi lì, eh. Si è alzato nessuno a cibo. Ma no, non gliel'ha portati. Guarda quello lì, hanno portato i vassoi. Io non ho gli occhiali. E lasciamo la stream in mano al... Perché lì è Zartoppic, ha fatto una partita di calcetto, se lo siamo persi noi. Perché sta toppicando? Una carretta. Veramente, sì, veramente, scusami. Veramente un anziano a livelli incredibili. Ma quindi lasciamo in balia... A parte che sento un contatore Geiger in queste cuffie, non so perché. Elisa, che lei m'ha detto... Non ho gli occhiali. Era qua Elisa. Per andare a mangiare, ha detto. Allora, di là è pieno di vassoi. Dov'è Elisona? Ma sì, ma credo che arrivino come prima, no? Ragazzi, school and bones. Quelli lì sono pronti, io non vedo. Hai gli occhiali tu? Io ho gli occhiali, sono sì. Quelli. Ho la pianta però davanti. Ho capito, arrivo. Ma sei sicuro? Guarda che secondo me... io non mi fido. Dov'è Elisona? Contattiamo Elisona. Eh? Ha fatto una foto in cui tutti dobbiamo arrivare in fondo a questa cosa. Poi bisogna trovare un tramezzino a Pedus che ci mena tutti qua in casino. Ma io magari vado a prenderlo adesso, visto che state che c'è questo momento tanto, di relax. Però devi passargli veramente lì davanti, davanti alla telecamera, non credo tu possa evitarlo. No, lui vai, invece... facci sapere se ce la fai, è partito. Non gli frega una sega proprio. Hai visto? Chi è? Ma grazie mille. Ma che gentile. Ma è roba buonissima. È controllami se c'hai semi, gatto. Controlla un attimo se c'hai semi. Allora aspetta che voglio farvi vedere. Dov'è Elisona? Dov'è? Ma io sono... Ma che sei veramente un imbecille, eh? Sono girato a destra e ce li ho, ragazzi. Non so come è possibile. Guardate. Dai, assaggiamo insieme, gatto. Aspetta, devo fare il videino. Ma quanta roba bella ci stanno portando da mangiare. Io poi parlavamo della cena, ma qua non si mangia mai più. Curati, gattone. Allora. È incredibile tutto. Cosa assaggiamo, gatto, prima? È incredibile tutto. Tutto. No, ma come ha rimesso le alici sicuro, eh? Gli amici? Allora, secondo me questo è dolce. Questo è dolce, sembra sì, cioccolato sì. Con sopra le meringhe. Buone comunque. Ok, quindi... Mamma mia, sembra buonissima questa pizza al formaggio, qui focaccia al formaggio. È anche molto calda, ok. Poi c'è un hamburgerino di verdure, sembrerebbe. Sì, ma come si mangia questo? Con la bocca. Con la bocca. Grazie, Ricky, per il ride. E vitello tornato. Vitello tornato? Sembra. Ma come lo mangi? Ah, sono qui le forchette, vero? Ma sei scemo? Cioè, come è possibile? Tu mangi così, quindi, tutto il tempo? Non ho capito, qual è il problema? Che ce l'hai sulle cosce, non è difficoltoso? Ragazzi, ma ditegli qualcosa, è difficoltoso, è così. E se si sporca il PC? Ma che non è roba nostra? Prima ci hai messo sopra il vassoio, ti ricordo. Ho capito, ma non era sporco il vassoio. Ma guarda te. Allora, non sono tramezzini, però sembra tutto interessante. Sei incazzato, Peduz? No, tutto a posto, no? Per ora. Cosa stai mangiando? Anch'io voglio mangiare quello lì, fammi fare. Questo è proprio vitello tornato, però c'è... Con il cipollotto, c'è. Cipollotto. Buonissimo, buonissimo.
questo è veramente goloso, eh. Questo è veramente goloso. Allora, Ubisoft, la prossima volta 12 ore, eh. Vengo anch'io di nuovo senza... No, grazie, perché sei semi, tra l'altro, siamo noi un po'... Siamo contro. Yeah. Grazie, Manu. Allora. Molto buono. Però mi piace perché in tanti eventi, esatto, ti invitano, sì, e ti fanno streamare e basta, che per carità va bene, per amor di Dio. Però coccola, mi sento proprio coccolato, io sono proprio felice oggi. Allora. L'hamburger. Di quello di prima non è un hamburger, è una melanzana, è una melanzana, è un sandwich, per prima era zucchina, però forse ora melanzana, una più zucchina prima, e questo è melanzana, non sento pesce di nessun tipo, almeno il mio morso, credo ci sia del formaggio, è molto fresco, buono. Se lei da 3 ore ti hanno già vassoiato 3 volte. Ma infatti, sono contentissimo, eh. Ti pagano, quello che ti frega. Mi pagano anche. Potevano non farlo. L'acqua è la parte più buona, secondo me, per adesso. Secondo me... quella sì. Quella sì. Però anche questa melanzana è buono, eh. A me è impossibile vedere lo chef, se c'è. Non ha gli occhiali, adesso dice. Esatto. Però è uno in gambero. No, è uno che ne sa. No, vorrei lasciare questo silenzio imbarazzante. No, no, è vero. È uno che organizza roba figa. Cioè, non so il nome. Come si chiama Luca? Chiamiamolo così. Ragazzi, ma voi sentite smuccicare tutto quello che facciamo? Io ho allontanato il microfono e sto cercando di non far sentire, ma... Io non ti sento smuccicare. Meno male. Ma è proprio buono. Uno dei carabinieri sta controllando un attimo. Io pagherei oro per vedere cosa sta facendo Lino in questo momento. Se sta mangiando... Ma io ce li ho, non vedo Lino, è sotto tutto, quindi non esce fuori. Ma sai che era veramente buono? Forse mi è piaciuto più il panino a me. Ci stava. E mo c'è il momento hentai, lo definirei io, come dicevo vecchio. Allora, innanzitutto come si mangia quel discorso? Ma con la forchetta, con le mani vai. Ma sono un porco. È una lasagna. Sì, c'è anche la lasagnetta, che secondo me è la cosa più buona. È buona. Sì. Infatti mi sono tenuto prodotto, però brucia. Ci sta. Chi è? Eccoci. C'ha 900.000 iscritti, guarda come funziona. È buono, che vuoi poi? Ma veramente sono buono. D'accordo, veramente tanto. Sono d'accordo. Tu sapresti riconoscere il formaggio che hanno usato? No, neanch'io. Infatti chiedo aiuto. Ragazzi, ma mi ha detto che è complicato da mangiare. Sì. Io ho fatto un unico boccone della lasagna. Ah, ecco. Vedi. Ho fatto. Eccolo che torna sul boccone. Buono tutto. Oh,
Ma l'avete finito? Fortissimo. Saggio l'uva, se i semi muoio. Io ti capisco, eh. Non hai semi. Mamma che bello. Ma chi è che mangia l'uva con i semi? Karim. Mamma che bastardo. Io veramente non voglio più che abbia questi iscritti, Karim. Cioè, sono proprio incazzato adesso. Io vorrei lavorare solo con Ubisoft. Se domani fallisce è un casino, però te lo dico. Vorrei firmare un'esclusiva. Dai. Però andrebbe mangiato prima il dolce della frutta. Davvero? Davvero? Si fa così? Volete il mio dolce extra? Intanto lo assaggio, perché vai. Potrei... Gatto, non vedo l'ora di fare la fogna, figura. Io dopo ho intenzione di mangiare altro salato e l'idea di passare a fare dolce mi blocca. Vabbè, ma te lo puoi tenere per dopo. Eh no, è troppo dopo. Vediamo, perché io devo essere sincero, non sono un grandissimo fan del cioccolato. Io delle meringhe. Facciamo, ce li devi dire. Allora, a me piace molto il cioccolato amaro. Non è dolce che fa schifo, è quello giusto. Vero? Però la meringa è troppo dolce, maledizione. È tutto cremoso, tra l'altro non è appiccicatice, proprio... No, fai vedere anche te, perché non è budinoso. No, ma non si vede un cacchio, vedi che... Cioè, te non sai cosa si sta vedendo, vieni a vedere. È perché c'è la luce verde. Ma io ho paura di buttarti giù le palle qui. Guarda, e cosa si vede? Non c'è un colore giusto? No, zero. Ragazzi, vado via. Ho bevuto il caffè prima della cena, sì. E non lo sapevo, però. Questa è tanta roba, eh. Non è buono. Però non è cena, è un aperitivo. È un aperitivio. Un inizio, un... Sì, beh, c'è da dire che abbiamo mangiato tutto il tempo, quindi non so neanche se farò una cena io. Sono comunque le 7:30. Madonna. Sì, no, mi piace tanto. È veramente bello fresco poi. Bravi però, sono contento. Ci mancherebbe che non sei contento. Servito, riverito. Vengo qui a fare le live adesso. E poi anche se non c'è niente, c'è sempre qualche persona che porta dei vassoi, sì, sì, sì. E si accumulano però. Anche senza una spiegazione logica, cioè sì, proprio... Sì. C'è il ragazzo che sta cercando di farci delle foto, perché l'evento di Skull & Bones, ma continua a venire, siamo sempre con in mano roba diversa da quello che è la dignità, però... Però non è che sono andato io al bar. Ma figurati. Ma da quello che ho capito, anche Franci e Luna stanno mangiando. Incredibile questa cosa. Che hanno uno stomaco? No, che gli danno da mangiare anche a chi non c'entra niente con l'evento, effettivamente. Quindi ma perché basta, la regola è basta sedersi... In qualsiasi appare del cibo. Sono degli incaricati. Neanche se basta entrare. Infatti stanno portando il cibo a tutti. Ma il cibo non è di uno, non è legato all'evento. No, c'è. È questo posto, bro. Sì, sì, esatto. È come un patto Soros. Ecco, passi il pomeriggio qua, però arriva sempre qualcosa. Esattamente. Anche lui sa dei patti Soros, hai visto? Beh, ma Pedussone ne sa, Ah... Però devi giocare a Skull & Bones, cioè sempre fa parte del patto Soros. Anche fra 10 anni dovrai giocare. Sì. Che paura. Non sono più server, però. Stanno sparando a gatto con una mitragliatrice gigante. Devo stare in posto. Adesso è arrivato.
T'ho visto proprio con la faccia del terrore. Cosa stavo facendo? C'era un evento, mi sembra, da portare avanti. Però... Ma mangio l'uva nel frattempo. Ma effettivamente io come gioco? Lo sposto un attimo. Ah, questo lo mettiamo in giro perché l'ho messo sopra il PC, dai. No, adesso non lo... Ma guarda che adesso troviamo la soluzione. Ok. No, però cosa dobbiamo fare? La presunta posizione della Royal. Presunta? Bravo Marco. Sai che cioè, stacco tutti i chicchi d'uva, così posso mangiarli senza guardare. Faccio il no scope. Non credo funzioni così lo scope, gatto. Perché c'è un mitra di solito, un fucile. Lo scope vuol dire non mirare. Ma non stai mirando? Ah sì, beh, la mano mira, effettivamente. No, l'occhio mira. No, hai detto lo faccio senza guardare, scusami. È arrivato Karim Murloc. Me lo butti, Marco, te lo butto. Te lo butto? È simpatico, hai capito? È simpatico. È simpatico. Bisogna alzarsi, no? Come diceva il signorino. Bisogna alzarsi, dobbiamo andare. Karim, ma tu vuoi l'uva con i semi? Perché? No, no, giustifica. Io mangio i lupini con la buccia perché se una roba non fa male a buttarla giù, la butto giù. Perché non sono uno stronzo, non sono stato tu stai dicendo esattamente che sei uno stronzo, invece. Io mangio i noccioli dell'arance, dell'uva, di tutto quello che hai, i noccioli piccoli di ricotta. Ma non credo che facciano bene, però, quelli. Sono, guarda, ne vedi male? Sono sano, no. Sei un bel ragazzo, ma non è questo il discorso. Il discorso è che sei un bastardo. Tu sei un deficiente. Va bene. Non funziona così il dibattito. Vabbè. Io sto con gatto comunque, ragazzi. Ma te l'ho mangiata tutta, eh? Mangiata tutta. Adesso sto finendo anch'io. Ti muovi che dobbiamo andare. Siamo tutti qua. Ci mancherebbe. Sono 6.000 metri. Quanti sono 6.000 metri? No, comunque io ancora non mi posso curare, eh. Forse perché sono full vita, ma è grigio da me. Io in realtà adesso sto vagando a caso. Microfono. Sto vagando a caso. No, però senza... non posso curarmi perché è grigio esatto, ancora. Però il cibo a me era grigio prima, adesso no. Ah, perché tu pensavi che se dopo mangiato avrebbe, cioè, diciamo, esatto. Il cibo reale avrebbe creato... È possibile, è possibile. Sì. Provo a mangiare il cibo. Ma cosa fa il cibo? Sai che non lo so. Forse il cibo dà la stamina, quella blu. Io ne ho uno solo, tra l'altro. Un attimo che ho salpato per errore. E devi salpare. No, sono tornato, volevo dire. Ma sei attraccato. Un deficiente, sei. Ma è la S, mi confondo. S di deficiente. Meno male che ti sei limitato a quello, va. Tra l'altro alle 9 inizia un altro evento, c'è il sushi, eh. Mi si sta vantando che mangia i semi dell'uva. Sì, ma che vanto è? Ma infatti c'è una Io quando dormo vado sempre tutto vestito. Cosa è perché successo sono già... in chat mo adesso? Chi è? Non lo so. Bisogna bannare qualcuno, mi sa, eh. Vabbè, no, vabbè, aspetta. Non c'entrava mentre si parlava di semi, più che altro. Me lo potete bannare, eh? Grazie. Però vedi, Karim che parla di semi porta anche queste... Adesso glielo vado a dire, guarda. No, non glielo vado a dire. Adesso lo vado a dire. Allora, andiamo avanti. Ma è veramente distante sto coso, eh. A quei 2000 chilometri... Ma tra l'altro adesso siamo entrati dentro un...
un cerchio grigio che non ho capito cosa significa, però vabbè. Allora, io sarò sincero, ho smesso di connettermi al gioco a livello mentale, certo, da quando è arrivato. Pensando ai tramezzini tu ancora. Sì, sto pensando che i tramezzini sono preceduti da multiplayer, cioè che non è possibile averli, perché loro hanno bloccato. Ah, ho capito, Questo è proprio una cosa ingiusta. Cioè, secondo me loro ogni tanto li prendono, vanno fuori lì. E durante la diretta. Sì. Credo che gatto stia andando dritto contro un'isola a caso, però. Siamo letteralmente tutti prigionieri da multiplayer, cioè bloccano. Perché bloccano proprio l'entrata. Bloccano sì. l'entrata dell'evento, quindi. È vero, confermo. Your name should echo louder than Scurlock's captain. Don't let me spoil. Gliel'ho detto, eccomi qua, e ha detto che è colpa tua, Marco. Vabbè. Non sto scherzando, ha detto proprio colpa di Mark. Almeno io mangio l'uva giusta. Ma buonissima quella senza, cioè non vedo perché, ma e sono poi amari, sì, mi fai cagare, no? Cioè non è che dici tu infatti danno un plus, cioè tu no. Stai mangiando, ti stai complicando solo la vita e basta. Vabbè, ma scusate, esiste un mercato per l'uva con i semi? Cioè esiste la persona che va in un... In un negozio chiede espressamente l'uva con i semi? Sì. No, beh, ma sono la normalità, però. Non dopo che l'umanità, che la scienza ci ha messo una pezza. Ma in realtà guarda che l'uva senza semi fa fatica a trovarla in generale. Sì. Perché sono stronzi, come Karim. Grazie, c'è solo senza semi. Ma Karim, vado io, c'è solo senza semi. Perché c'è proprio un sottobosco che spinge per quella con i semi. Ma perché poi non è che a livello alimentare ti toglie delle cose, è uguale. È amaro poi, te la peggiora. È amaro e non cambia niente a livello di minerali, che ti c'è la stessa cosa. Questo non te lo so dire, effettivamente. Magari mangiando l'uva con i semi ti cresce di più il pelo sotto le ascelle. Non credo, ma piuttosto mangio due alimenti differenti senza semi tutti e due, in completo. L'uva senza semi è più verde, più dura, meno dolce, più costosa. Che fosse più costosa è probabile. Però ne prendi una volta ogni tanto, ti dura comunque. Posso dire quanto è bella la nave comunque in questo imbrunire con tutte le fiaccole? Cioè mi piace un casino la mia nave. Non c'entrava niente, però... Con tutta l'acqua che ho preso queste fiaccole non dovrebbero essere lì dove sono. Chissà che cosa usano come combustibile. Magari sono a gas. Quindi vedi che fanno il caffè con la polvere? Io te l'ho detto. Cosa c'entra? Ce l'hanno le tecnologie. Hanno il gas. Vabbè. Poi sto facendo un giro dell'oco qua per arrivare. Ma voi siete già arrivati? Io sono andato a Karim, effettivamente. Sono a 2000 io in realtà ancora. Io sono a 9, 2, io sono a 5. 8. Ma in realtà... chi è che sta sparando i fuochi d'artificio? C'è nessuno di voi? No, io sono al lab praticamente. Non capisco il problema dei semi, ma io sono un boomer e non faccio testo. Ma semplicemente rendono fastidioso il masticare perché hai una consistenza diversa e il sapore non è buono. Banalmente. La risposta è perché dovrei mettergli i semi? Cioè, se c'è senza, perché devo ingarbare? Ma che li mettono, è che sono nate senza. Ma l'uva senza semi è frutto di interpolazioni genetiche sull'uva, sì. eccetera. Esatto. Perché l'uomo come sempre migliora la natura. E anche le banane non sono quelle che mangiamo, cioè non erano. Sì. Quelle che mangiamo noi. Ma anche, come si dice, il... Questo cioccolato non era cioccolato in natura, non... Esattamente, non lavorato. Lavorato. Il melograno mi disgusta proprio l'idea. Ma guarda, gatto. Ti piace a te il melograno? Sei un fan del melograno? L'idea. Perché è proprio... Boh, cioè, proprio vedere un melograno mi disgusta. Non so che... Vai via! Perché? Aspettate un attimo, saluto Pierpaolo. Arrivo. Hanno liberato i tramezzini? Lui, gli interessano i tramezzini, giustamente, al nostro amico. Insegui la Royal Louis.
Non mi sono allora, aiutato. Io sono arrivato al punto. Bravo. Vuoi un premio? Non ho capito. No, è che non sto capendo dov'è la nave da inseguire. Credo sia quella davanti, ma no. Adesso, non è quella che. Ma non è quella che mi è successo un fatto. Vi sento solo a sinistra. No. Perché? Ma cosa vuol dire adesso questa cosa? Che cosa è successo? Da prima. È vero che manca solo 20 minuti, però avrei piacere di sentirvi per questi minuti. Cos'è successo? Ok, risolto. Ho risolto tutto, sono un campione. Allora, arrivo. No, la nave deve essere qui per forza, però non... non la vedo. Vabbè, c'è scritto la presunta, ci sarà un motivo, no? Dai, dammi questo tempo che faccio 3000 metri. Io intanto ho scoperto che posso tornare a curarmi. Anche io, adesso lo vedo, al colore. Curarmi, bombardare, abbordare, eccetera, eccetera, eccetera. Io no. Come posso solo mangiare io. È vero, però anche io posso, Forse perché ti devi fare un po' di danno? Però io ma sono tu non hai preso danno, infatti. È anche un bel mistero, eh. Allora, questa qui è la nave, mi sa, allora. È quella che spara fuochi d'artificio? O no? E io sono, ripeto, ancora distante, a 1600 metri. Ah, ma Peduz è qui, vedi? Sì. Ma è questa qui la nave? Mi sa di sì, allora. Sì, secondo me sì. Dai, Temos non sono in live. Che è un peccato perché in realtà Yukali è andata in live, quindi potevano farlo anche loro, mi sa. Guarda, con tutto il casino che c'è stato sono felicissimo di non essere. Ma vabbè, sarebbe. No! Sei morto, cosa è successo? No, ho fatto esplodere qualcosa nel posto sbagliato al momento sbagliato. No! Che brutta fine per la mia. Per il mio viaggio. Gatto, mi servi assolutamente. Poi è fondato la Royal Lewis da questi colonialisti. Deve arrivare il campione. Dov'è la barca? In realtà l'ho quasi distrutta, Ah, posso usare le medicine della barca, perfetto. Comunque sto tornando. Hai pagato per spawnare. Ho pagato. Sì. Bravo, bravo, fai girare l'economia. Ma mi si continua a spostare l'obiettivo, eccoti qua. Ok, un bel po' di tre quarti di vita più o meno glielo tolgo. Aspetta che sto usando le canocchie. Ecco. Ma cazzo, non ho più provato a mettere. Ho sparato a Marco, ho sbagliato. Quindi c'è il fuoco amico, confermi? No, non lo so, io gli ho sparato nella sua direzione. Non so se. Comunque ho sparato con i moschetti, ma che figo. Cioè i miei uomini hanno sparato con i moschetti. Bellissimo. Hanno sparato lo. Ah, l'abbiamo presa. Buona. Come dicevo una fotopperia. Leggi la mappa del tesoro. La leggo. Ma guarda, c'è la X. Ah. Avete un compito semplice. Uccidete il bastardo. Beh, dobbiamo andare nel capezzolo di quella lingua di terra lì. Non si chiama capezzolo questa cosa qui. Come no? Non mi freghi come col naso adesso, eh? Non si chiama capezzolo. Però non ho capito in quale isola è, sai che non lo trovo. Fammi rivedere. Tra l'altro siamo invertiti tutti come colori, sto vedendo. Io sono viola, Gatto è azzurro e Peduz è giallo. Ah, sì, forse perché sono deceduto. No, perché siamo rientrati. Un'isola con due fiumi. Un'isola con due fiumi. Credo si è esplosa una bomba, ragazzi. Non so dove sia. La Senten, secondo voi? La Senten. Nessuna informazione trovata. Mi sembra strano però che sia la Senten. La nostra missione adesso cosa dice? E dobbiamo andare alla cosa del tesoro. Esamina la mappa della taglia di Karadek. Mare Corallino, Isola Rossa.
Mare Corallino, Isola Rossa. E dov'è sto Mare Corallino? Ziwazuwa. Mare Corallino. Dov'è? È a sud. Ma c'è una balena, la uccido. Vabbè, io ti seguo, gatto. Facciamo così. A uccidere la balena? Ma se vuoi, anche. Ti ricordi in Assassin's Creed che c'erano i cristiani in mezzo all'acqua e li potevi raccontare? Madonna. E prendere nella ciurma. Che bello, Black Flag. Ok. Elzok, grazie per il Prime. Boom. Arapu. Vamos a bailar. Guarda. Perché stai ballando. Bene, bene, bene. Maurizio, torna a casa. Però quello era Assassin's Creed 2. Guarda come dondolo. È vero, è vero, è vero. Ballo il twist. Io sono sempre in perenne bisogno energetico qui. E anch'io di stamina invece. Prova a mangiare la pappa, vediamo che non succede. Non mangiato un cazzo. No, come no? Guarda lì che lavoro. C'hai il bonus e ti sale la vita. A me non fa niente. Avevi la pappa merdica, si vede. Che cazzo hai mangiato tu? Io avevo una torta con dei piselli, credo. Ma anche io, guarda, non è quello? Sì. Mangia. A me sono usciti tutti, guarda, c'ho tutti i buff e mi è salita l'energia. Non so cosa dirti, no? Non ce li ho questi buff. Ma che in realtà c'ho un cooldown ma rimane sempre a 2, secondo me non lo sta mangiando per davvero. Può darsi, io ne avevo uno solo, quindi ha funzionato per forza. Sì, vedi, non va. No. Faccio una nave incazzata. Ma io gli sparo. Ma io gli sparo, sì. Ma che cazzo me ne frega. Buttiamola giù. Bestia. E sono incazzati, te lo dico. Ma noi non abbiamo problemi, guarda lì che lavoro. La parte rossa è dentro, occhio. La parte rossa è proprio dentro, sì. Ma ti sta facendo malissimo. Abbastanza, sì. Diciamo che la sto sentendo. Non mi ha neanche curato. Allora credo di avere un problema. Distrutto. Aspetta, io che distrutto la... le cose. Mi avvicino al cazzo. Non è una parte della nave quella lì. Ma me l'hai buttata addosso. Non sto con i moschetti. Pensavo di... Hai visto, fidello? Però pensavo di fare un'altra roba in realtà. Guarda, pensavo di abbordarli. No, io vado a fuoco, Marco. Io muoio. Come? Comunque non mi curava e non mi usava niente. Non ti stava curando? No. Io l'ho distrutta. Secondo me c'è un problema di server a questo punto. Può darsi, La depredo, la depredo. Perché non mi curava, non mi usava il cibo. Ah, che bello questo scheletrino. Sì, mi piace un botto. Il problema è che non sapevi tu dove era il coso adesso. E adesso zero cibo, infatti. E 9 cure, perché vuol dire che me le ha sprecate ma non mi ha curato. Adesso andiamo alla X. No, non andiamo da nessuna la parte. X blu. Sì, la X blu, ok. Sì, sì. Non è quella secondo voi? L'ho segnata io. L'hai segnata tu? Sì, ok, sì, sì, perfetto. Sì. Ma io posso tornare alla nave affondata? Mi dà qualcosa? Mi ridà le mie robe? Che cosa ho perso? Ah, ho recuperato della roba. Sei stupido, che dici? Scusami. No, comunque non funziona il cibo. C'è il PvP, certo. Io adesso mi posso riparare, per esempio. Vedi, l'ho appena fatto. Io continuo a usare roba, non funziona. Cosa sta succedendo? C'è lo chef Non ho gli occhiali. Non è quello che sta succedendo, però. No, me lo devi dire. Ah, ok, non lo puoi vedere. C'ho le Maldive qua davanti. Credo ci sia lo chef e qualcun altro al... È Pianesani quello lì. Attaccante del Napoli, tra l'altro, se non sbaglio, Pianesani. Non riesco a capire. È Pianesani o no? Sì, è lui.
metto gli occhiali, ho capito. Gli ultimi due rimasti di multiplayer sono. Ah, c'è anche Serino, c'è, ok. Sì, sì, ah, che stanno cucinando. È vero che gli avevano detto che loro dovevano cucinare. Non li invidio, se posso dire. E quello lì è il super chef. Dov'è? Quell'altro, sono in tre. Ah, eccolo, eccolo lì, lo vedo. Non l'avevo visto il terzo. Allora, adesso che siamo arrivati alla X, siamo nel mare giusto. Noi dobbiamo trovare l'isola rossa. Però adesso starvi a dire che cos'è sta isola rossa, non so. È un discorso particolare, sì. Proviamo a continuare ad andare a sud, non so. Vacca boia! Ma non è che si è aggiornata la... Non è quella, non è quell'insieme di navi arenate che ci sono là in fondo? Proviamo a dare un occhio. Carico del relitto, il tuo relitto è affondato. Ma non è vero, eh. Non ti piace vedere le navi che esplodono? A me non dispiace in realtà, perché fa un po' di colore, no? No, vedi, non mi cura. Non mi cura, no, proprio. No, ancora no. Non mi funziona niente, e infatti penso sia lo stesso problema che mi dava appunto anche per cambiare i cannoni. Strano però che alcune cose funzionano, altre no. Madre dei relitti abbiamo trovato. Salutamela tanto, la signora. Allora, io sono sceso intanto lì dove c'era dall'avamposto madre. Ah, ragazzi, ho trovato il capezzolo, mi sa, eh. Cosa vorrà dire questa cosa qui? Dobbiamo andare lì, dove ho segnato io. Ah, ma non sei, quindi tu non sei sceso dove c'erano i relitti? Sì. Sì. Però abbiamo sbloccato la mappa dove dobbiamo andare, che è vicino alla mappa del tesoro. Quindi andiamo a 3000 lì? A 3000, ufficiale, sì. Ufficiale corrotto della compagnia francese, intanto. Mi giro, è che io sono spaccato e non posso despaccarmi. Guarda i delfini, che belli lì. Sparagli. Non... A parte che non li vedo più. Ti supererei, ma anche mangiando non posso fare niente, quindi non so. Io ho un messaggio qua. L'ultima energia la uso tutta. Ah, qui. Vedi, il servizio di chat non è al momento disponibile, riprova più tardi. Secondo c'è me c'è qualcosa, sì, c'è qualcosa che non va. Sono stato bannato da Uplay. che qui. Però sto giocando. Ma la storia dei non l'hanno apprezzata, mi sa, Madonna, dopo quanto tempo però si sono incazzati, scusa. Quella è la barra rossa, quei trattini dentro il malus della cura. E quel giochino chill, carino, si può fare con gli amici, secondo me, se vi piace il genere. No, infatti non è male. Allora, è un peccato che non sia in stile Black Flag. Questo credo siamo tutti d'accordo. Che hai proprio una partecipazione anche col tuo PG, proprio anche nella barca. Sì, eccetera. Avrei preferito proprio un gioco vero e proprio di pirati. Però cioè, il gameplay è bello. Sparare è bello, almeno a me piace. Sì, sì, è divertente. Ecco, da solo non so se ci giocherei, preferirei giocarlo con qualcuno magari. Però Non lo so, perché comunque con il cross save, giocarci un po' in console, giocarsi su deck. Si è alzato un vociferare incredibile, cosa è successo? Cosa si vocifera? Ah, ci capissi qualche cosa? C'è qualcuno che se n'è andato indignato? Ho visto, forse era Yukali, non lo so. Aia, Yukali si è incazzata, Ma è lì. Infatti non era lei, io l'ho visto dopo, però. Sbarca. C'è il megalodonte, grazie al libero per il Prime. Che belli paguretti qua. Anzi, sono granchi questi. Ah, guarda, siamo arrivati, credo. Ho aperto un deposito, cos'è? Ah, il magazzino, semplicemente. Boh, sono arrivato. Tomba reale. Tomba reale. Alberto. Ma la roba che c'è qua, ma è il magazzino mio. Sì. Il magazzino. Tu stai pensando fossero le robe da lootare. Oh, sì. Il tesoro in questo avamposto. Ah, ma va trovato a piedi, quindi? Sì.
L'ho trovato vicino a un sasso con due sassaiole. Vicino a un sasso con due sassaiole. Yo ho, yo ho, a paralife for me. C'è un falò pirata qui. Cos'è un falò pirata? Questo... È veramente un falò pirata? Sì. C'è scritto, no! È bello il nome. Sì, 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 falò pirata, guarda qua. Posso aggiungere dell'acqua qua? Per spegnere il falò pirata, mi sembra tutto... No, me l'ha messo in tasca. Salve. Buonasera. Dai, Gransi. I Gransi. Cosa ho detto adesso? Cosa, qual è il problema? Perché se non più parlo? Parla come bello figo. Vabbè. Dai, cioè, Renzi. I Gransi. No, non lo so, sembrava dicessi. I Granchi, come li chiami? Come hai appena detto, i Granchi. Se sei ignorante. Lancio della polvere. Nel falò pirata. Non è una bella idea. Aumento vigore. Nei prossimi 20 minuti tutto il gruppo soffrirà del nome. Vabbè, bello. Ah, bene, bene. Qua c'è i commercianti. C'è il commercialista? No, quello non c'è qui. Cosa posso cucinare? Vediamo. Che bella vita che facevano i pirati, senza non il commercialista. Sì, ma c'era tutta una serie di problemi... Alternativi, dici. Però guarda che quella roba lì comunque... Non vedo l'ora che arrivi giugno, gatto. Ma questi sono altri discorsi, tra l'altro. Saggi che sono lì con la seconda rata dell'IRPEF fino a maggio e non ho ancora pagato la prima. Madonna mia. Boh, non trovo questa sassaiola con le due sassaiole. Io sto girando a casa, non trovo nulla. Ma uscirà un prompt quando arrivi alla destinazione? Non lo so, l'avete visto nella mappa? Non è detto. Dentro il carico vi fa vedere la mappa del tesoro e c'è questa roba qua. Però non vedo, non capisco come cazzo è fatto. Beh, tieni premuto il D-pad su, vedi che tu? Sì. Tu invece cos'è che è? Il cazzo di tasto, boh. Sarà questo. No, nel secondo, nel loot. Vai. Ok. Mappa del tesoro lì. Perché tu c'hai un'ancora? È l'ancora, c'ho ma io. Ma cosa è l'ancora? Tu cos'hai? Cioè lui ha un'altra cosa. Ma perché? Ma è più facile trovare un'ancora della sassaiola che abbiamo noi. La sassaiola? No, tu c'hai il sasso col grano. Scusatemi, ma il mio è super generico. Ma perché mi ho tre robe di... Guarda la mia! Mi avrai letto capo. Perdonami, pensavo fosse la stessa per tutti. Anch'io, però le vostre sono più facili. Io ho un sasso con altri sassi. Quindi ognuno deve andare a ramanare i fatti suoi qui. Ma che porca brutto. Miseria. A parte che non ho visto neanche un'ancora, se ti devo dire la verità. Comunque. Ho capito, però un'ancora la vedi meglio di un sasso. Questo penso di sì. Io devo trovare un sasso con altri sassi sopra. Cazzo, aspetta, è questa roba? Ma è un culo. Ma che dici il culo? Allora, è un'ancora. Ma non è che adesso mi sta venendo il dubbio che io abbia un'altra isola completamente. No, lui è l'isola giusta. Aspetta, Ma no, ma l'isola sarà la stessa, solo che per... Sì, sì. È che per rendere la cosa un po' più pepata... Però aspetta, lì c'è la biforcazione del Pippo, quindi probabilmente sarà sulla spiaggia. Passeremo qui i prossimi 15 giorni. Ma tanto finché ci portano... È sempre fatto Soros, tu non dormi, non vai, puoi andare in bagno? No. Mangi, però devi trovare la sassaiola pirata. Devi masterare... E con le luci che cambiano. Le luci sono abbastanza cattive. Quello è importante. Non lavori, la tua vita è non hai più bisogno di lavorare perché ti viene nutrito, però ci sono le luci così. Sotterrare il forziere, oh! Bastardo? Eccomi, l'ho trovato! Ma non è un'ancora questa, che dici? Certo che è un'ancora!
Gatto, io vedo un'ancora. Vedi, io c'ho l'ancora. Ma vediamo proprio cose diverse. Io qua vedo un falò. Ah, ma quella è la sassaiola? No, non è la sassaiola. Vabbè, l'abbiamo trovato, dai. No, tu hai trovato il tuo e io... Adesso cerchiamo la sassaiola. Eh no, perché vediamo cose diverse. Vi giuro che io vedo l'ancora, ce lo può vedere. Ma pensa, l'ho vista. No, vabbè. Quindi cambia anche la conformazione dell'isola? Apri la tua mappa un attimo, adesso voglio capire. Ma non posso più vederla io. Mi frega un po', comunque. Eh sì, perché non ti vedo. Proprio a livello di sospensione di incredulità. Io non posso neanche aprire... No, la mappa è la stessa. No, sì, guarda. Da dove lo trovo quella fare lì? Torna dove ero io un attimo. Perché a me l'insenatura mi sembra. No, non è vero. Non è. Dove eri tu? Era da me. Era un coso, come si chiama? Un falò usato. Sto spento. Sì. La luce. Ho urlato, scusatemi. Però ma veramente mi ha fregato. Mi ha preso un po' in contropiede. Ah, eccola qua. Ma guarda che c'è anche l'illumino d'immenso. Chi è? Ah, sì, te lo dice. Sì, come... Per fortuna. Questo mi sa di punto dove c'è un tesoro. Tutto a posto? Fatti i cazzi tuoi. Chiedo a Luna, parlo con Luna, è mia amica, gli chiedo. Ma non cose. Ti sente. Come non mi sente? Ha risposto, scusa. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. No, si è fatto che... E poi il mare perché Skull and Bones, l'hai sì. Detto a posto. Ah, ok. Scarlock lo sta cercando. Va bene. Oh, prendi il linguotto di Ghisa. Il linguotto di Ghisa? Questo ti fanno i termosifoni. I linguotti di Wizard. I linguotti di Wizards. I tuoi ermosifoni ti fanno quelli linguotti di Wizard. Sai che non so che ore sono? Ah, sono le 8. Bisogna redare i termos, sei gatto qui. E 50, 19, 59. Se riesco a farlo, volentieri. No, c'era anche la Robby, verrai da lei che ha a che fare con l'evento. Credo che chiuda anche lei. Tu sei qua? Mi sono inculato un cocco così. All crafted bene. Shore hands. To Zanahari, we all return. Ma com'è che si risalpa? Mica la trovo più la signora Piscione, come si chiamava. Eccola. Vi aspetto qua io. Anch'io. Aspetta, c'è il mercante dei Fara, che è sicuramente una parola veneta. No, niente, a me non usa niente. C'è i braccialetti della fortuna, se vuoi, gatto, qui. Portano culo? Sì, se sta la fortuna, non c'è dito video, non... Leggi tra le righe, Marco. Vabbè, gatto, io... Oh. Io non so che dire. Suo cugino lo faceva meglio, secondo me. Non ho capito. Ha urlato per esame. Sta prendendo in giro il signore con... l'aerofagia, come si chiama? L'aerofago. È gravissimo questo talento. Beh, tu per un po' hai avuto un bel talento con l'aerofagia, eh? Mi ricordo delle canzoni interessanti su TS. Ma ti ricordi le scoregge su TS? Karim si incazzava. Certo. Cioè, ormai tutti avevamo preso, detto, vabbè, gatto, scoreggia. E Karim invece ogni volta se la perdeva tantissimo. Come se ma che merda, ma fai cagare. Ma vai in bagno, diciamo. Ma entri in bagno, scoreggi e dici... Io ero in camera mia da solo. Poi tra l'altro abitavi ancora con i tuoi, quindi dovevi fare... Metti che era anche occupato, dovevi aspettare. Vabbè. Mamma mia, vai in bagno, che schifo. È come veramente camera caffè, i bei vecchi tempi. Mi manca un po', mi manca quel periodo che eravamo sempre, no? Su TS, era bello. Quando la vita non ci mangiava dalle prime ore del mattino fino alla sera. Ma sai che ho rivisto delle vecchie clip, un po' mi è venuto da piangere, perché eravamo molto più... Per forza eravamo più... come si dice? No, neanche uniti, perché poi il bene ce lo vogliamo uguale. No, era ma... una...
Eravamo più sereni in generale, sì, al di là di tra di noi, anche nei miei clip da solo, intendo, eh. Sì, sì, è vero. Eravamo più sereni, facevamo le cose per divertirci, non era lavoro. E adesso è diventato un po' più... Vabbè, andiamo sul filosofico qua. Abbiamo 30 anni, quasi 10 anni quasi, gatto. Ma come quasi? Che cazzo, sono 12 anni dal mio canale YouTube, 11 da Twitch. Madonna, gatto. Quasi. Cioè, è ancora il mio video alla Edward Cullen completamente bianco. Io credo di avere più volte il tuo culo nudo, ma questo è un altro discorso. Mi ricordo una volta, adesso lo dico, tanto chi se ne frega, è andato in prescrizione. Mi hai mandato, eri appena uscito dalla doccia, e mi hai mandato una foto con l'asciugamano che ti copriva il seno, come se tu sta sentendo. E dietro completamente piotto. Proprio sexy me l'hai mandata. Era proprio una foto erotica. Però vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare? Ce l'ho ancora da qualche parte. Che cazzo mi ricordate? Cioè, ti sei proprio messo in posa per sedurmi. Vabbè, è così che funziona, ragazzi. Tanto state bannate delle persone. Cioè, sono tirato fuori dentro Israele con tutta la posta su qualcosa che non va, però, eh. È stato molto bello, perché era veramente una cosa fatta apposta per fare il coglione. Bellissimo. Quando mi mandavi... Ho ancora nel computer a casa i tuoi vecchi video che ci mandavi dalla macchina. Sei diversissimo, tra l'altro. È vero, è una merda. Eri senza barba, coi capelli non corti, però... Sì, era un po' più... Ero sì, più pettinato, forse, rispetto ad adesso che sono completamente allo sbando. Sì, è vero, eri più... Io penso che ho ancora le tue foto che eri a lezione in università, qui mi mandavi la foto dell'aula, palesemente non stavi studiando, e mi mandavi le foto su Twitter addirittura, i messaggi privati di Twitter. E i primi messaggi a Karim li ho mandati su Twitter, sì, è così che abbiamo iniziato a interagire. Che robe, ragazzi. State facendo venire la malinconia anche a me. Ma io sto tempo. Piangendo. Adesso non si vede, ma sto piangendo. Comunque, siamo messi con il tesoro. E sta cercando un sasso con un granchio. Io mi sono completamente arreso. Tu stai girando, stai aspettando di andare. No, ma perché voi l'avete trovato? Sì, non ce l'ho. Sì, sì. Ah, veramente? Sì. Minchia. Ma c'è una roba tutta arancione, lo vedi comunque. Ma questa roba qui? No, c'è tipo un... Ma sei ingannevole, però. Un po'. No, però è una roba volante. Allora, tecnicamente... No, non così tanto volante. Tecnicamente sono le 20:03, per cui non è tenuto a cercare... No, ma io... Devo fare il sindacalista, vuoi fare... No, ma io infatti vorrei non cercarlo, se potessi. Vuoi cercare il tramezzino? Guarda, non c'è nessuno lì. Secondo me puoi tagliare e andare a prendere il tramezzino. Tanto stanno inquadrando là. No, fa niente. Adesso... È tardi, non ce la faccio. Ma la Roby c'ha la Coca-Cola, eh? È solo merda. Coca-Cola avanzate che avevano bloccato quelli di multiplayer. Come? Dobbiamo chiudere? Non... Elisona ci ha dato via libera, eh? No, li voglio stare qua. Finché mi portano da mangiare. Va bene, allora iniziamo a salutare. È vero, no, io non stavo più cercando, sentivo le storie dell'asciugamano. Mi rilassavo, ho detto, ma chi me lo fa fare di cercare le cose? Esatto. Mi rilasso pure anch'io. Cioè. Dai, ragazzi, abbiamo parlato. C'è stato anche il momento Amarcord. Bravo. Bravissimo. E noi ci vediamo in live domani sera con Cold, parlando di psicologia, tra l'altro. Vi raido i termosifoni. Ma c'è anche Robby, se vuoi. Ma la Robby chiuderà adesso, no? Hai ragione, è con noi. Non ci ho pensato, scusate. No, aspetta, è partita la in live. Ti rompe se raido lei? No, certo che no. Non sapevo che andasse in live adesso. Vai da là. E l'abbiamo mandato da là, Ale. Che partite in live non sapevo facesse... Secondo me è andata via quando parlavamo dell'asciugamano, io te lo dico. Va buon. Marco offesissimo, vabbè, per una volta che non gli dai. No, ma figurati. Andate da Lale e scrivetele buco del culo, che tra l'altro aveva più spettatori di me prima. Sei sicuro di volergli mandare dalla tua ragazza a scrivergli buco del culo? Sì, ragazzi, vabbè. Buona serata e... Ciao.